Non si sente un cazzo. Cuore. 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 Rumore, rumore. Io sono una bambina che balla solo Ecco con qua. Raffaella Carrà. Io posso essere una bambina di nano che balla con Raffaella Carrà. A Io ho posto. aperto OBS ma non sento gli alert. Bene. Aspetta, ricarico la pagina. Perché Io ricarichi la pure non ho pagina? sentito Come non niente. hai sentito niente? Solo io li ho sentiti? No, no, già, sarà niente. Io ho OBS aperto ma non sento gli alert. Ah, sai che può essere successo? Non è che è collegato, perché a me col joystick quando si collega poi mi si spancula No, tutto io già ho l'audio. fatto. Ah, sente, sente. Allora perché? Quindi tu Siete voi senti che non già? sentite? Io non ho sentito gli alert. Aspetta, E sinceramente io neanche il adesso sento, gioco. perfetto. Allora Io sì. neanche Il gioco sento. È sempre il problema del joystick, mi Ma sa. già ho messo sul mixer volume, ho messo le cuffie. Andiamo La prima cosa che ho bene. Quindi fatto devi uscire dal in... gioco e Continua a entrare. non sentire, così sendo, così Io non non sendo, sento, sendo sento poco solo non quando sendo proprio. Sì. Ok, questo Come l'ho esco io da sentito. sola? Aspetta, perché dobbiamo tornare alla selezione personaggio. Cacciami. Posso dire che nemmeno io sento il gioco adesso che ci penso? Ah, tutti fuori, via, via, via. Tutti fuori, tutti Tutti fuori. fuori. Il rumore del... Perché Senti mi è che ci arrivata la richiesta di Perfect penso. Partner? Io non c'ero giovedì 30 maggio, che Vedi? A chi è che ti è arrivata? Ah, vabbè, sì, perché... Sì, perché stavamo cercando qualcuno. Sì, abbiamo regalato una copia, troppo divertente insieme. Ok, ora lo sento. Perfetto. Ecco qua, siamo tutti Ci pronti sono. allora. Vediamo un po' se Giulia ha 42 controller. Sì, aspetta che lo Sì, come levo. sempre. Amore, Giocatore no. 4 se ne va perché è un fantasma. No, era Giorgio il giocatore 4. Che è successo che il giocatore 4 Esatto. era Giorgio? Aspetta, perché Giulia ha rubato sia il giocatore 2 che il giocatore 3. Allora, Giorgio lo metto a 3, ecco qua. A Giocatore 1, posto. giocatore 2. No, manca No. Giorgia. Chi è che ha fatto? Giulia, vai. A me non mi fa partecipare. Che Aspetta. cazzo? Perché hai fatto Oddio. inizia? Mannaggia Giulia! Smettila! Io? Io solo metto Raghi, si vede il male il gioco. Ah sì, c'è la sbarra nera, Sara. Ma cazzo. Adesso l'ho Che si è vista. spostato tutto, infatti. Niente, Niente, tutto rotto. Sara, cioè È oggi tutto che cazzo? rotto. Sara, che È pure cazzo? zoomato. Perché è zoomato? Perché si è sfanculato tutto? Cuore, mi Ok. fai cuore. Io solo cuore. Dai, giù, prima tu. Io Io non aspetto sento il perché. gioco Ok. sempre. Fatemi vedere. Ok. A No, posto. aspetta. C'è un minimo di suono, va bene così. Io non lo sento, il gioco va Oh bene. sì! Non mi interessa. Va bene, tanto non è importante sapere il suono di questo gioco, è importante Lo faccio che io il suono. facciamo un giochino. Tiru, tiru, Fatta un crocione che dorme. Dai, tocca a te, sta No, giù. è Giulia. Vado, eh? Ok, perfetto. Oh, inizia. Oh, Andiamo. andiamo. Madonna, Non sto si gioco, può sei inquietante saltare. di lato. Perché mi c'è Guardati. davanti. 17. 17, 18, 19. Su, Ci mancano su, tutti quelli dov'è in il pene che alto. ci sta seguendo? Dov'è il pene che ci sta seguendo? Comunque, salve ragazzi, come state? Tutto a 20. 20! Ah, ecco. Mi ero bagata Number vicino alla 20. porta. Volevo fare la sub col Io trenino, mi mancano 20 centesimi. Rip. non mi Allora, ricordo io i vado a prendere tassi. Come si il taglialegna. lancia? Con cerchio. Dove sono Thank io? you, Ah, Gabri! mi avete lanciato. Ah sì? Ma Lasciami. io mi sono lanciato da sola. perché qua c'è un buco Sì. letteralmente? Oh, Giulia c'è di Ah. cascata. Ci Che sono. cazzo Ma l'aveva sta andando a vista che c'era suonare. Sta andando a suonare nella parte sbagliata. Dov'è il progetto? il buco? Come ti Sarà qua da qualche sollevavo? parte. Eccolo! E si solleva con X. Ok, allora dobbiamo risistemare tutto. Già mi hai fatto cadere col progetto. Moriva il Ah progetto. no, Sara mi ha fatto cadere col progetto. Adesso ho Non visto il dare la colpa a piccione. me. No! 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 La pala. E che possiamo ricominciare? Aspetta! È tutto. Come si lascia la Come si roba? rimettono i tasti della play?
Allora, non fermi, si rimettono. Controlli. No, non ci sono i tasti della play. Fammi controllare un secondo, poi ricominciamo. Allora, quindi dobbiamo rifare tutta la. Fammi un attimo ricordare come funziona prima di tutto. Cioè, pure. Perdiamo un attimo. Io direi perdiamo un secondo. Sì. In modo che ci ricordiamo pure come funziona. Cioè, arriviamo alla fine. Però io, ragazzi, il progetto lo metto tutto qua. La compagna. No, questo me lo. Qua. Ok? Ma lo no, metto qui. Non ti mettere a fare. Cerchiamo di capire come funziona. Sì. Ma abbiamo un secchio, abbiamo anche il secchio. Allora l'erba la faccio io, di solito facevo io questa cosa dell'erba. Quindi in teoria si può acchiappare tutto lo sporco. Dove sta il coso dell'erba? Oddio. Tutto lo sporco si può acchiappare. Dove sta il secchio? È caduto con me. È caduto con te. Questa pala sono 4 ore che stanno provando a... Eh sì, è da un po' che non... A consegnarla. Come si butta? Ok. Ah, ma ce n'è un'altra, c'è un rastrello. Chi è che hai premuto? Eccolo il secchio, grazie. Ah, per levare lo schifo. No, mi scivola sullo schifo. Certo, è per levare tutto lo schifo, tiè. Qua. C'è la pala comunque. Ah. Sì, c'era il modo di... Oh. Mi ricordo. Interessante, ok. Perché allora, siamo pronti per iniziare, credo. Prima bisogna... Sì, ricominciamo. Prima bisogna togliere tutto sto schifo e poi bisogna... Raga, io direi perdiamo un attimo. Vediamo dove arriviamo perché non ci ricordiamo un cazzo. Ma guarda, adesso ci siamo. Ok. Dobbiamo piantare l'erbetta. Dov'è l'erbetta? L'erbetta ci sono i semi, sa. Ah. Vado a tagliare in generale. No, ma questa che va? Innaffiata la terra? Come funzionava? Oddio. Lì andava innaffiato e basta, mi pare, per l'erbettino. No, ci sono le talpe! Ci sono le talpe! Finché non levi il coso gigante, ci sono le porca talpe. Troia. Lasciami! Che giorno! Ok, quindi il prato tagliato si può fare poi con questo. Già, la sedia, la sedia, Gio, la sedia! Ok. No, non mi cascare. Ok, perfetto. Bene, prima possiamo iniziare. Sono prontissima. Ah, come okay. Si girava? Col ecco la carta in mano, sì. Perfetto. Ok, let's go. Questo è erba. Sì. Prato di erba. Buona. Erba di prato. Sì. Erba di erba. Erba di erba. Raga, abbiamo perso i 4 neuroni che c'erano rimasti. Probabile. No, no, c'ho di sotto. Ma Giorgia, hai cambiato occhiali? In realtà sto usando gli occhiali vecchi. In realtà ho cambiato occhiali, ma non sono questi gli occhiali che ho cambiato. Vai, già, prego, prima, la prima. Prego. Però questi sono gli unici che hanno il filtro anti-blu e c'ho mal di testa oggi, quindi... Non c'hai... Scusa, il computer c'ha Windows 11, c'è da solo il filtro anti-blu. Livello... Se c'è il PC Windows 11, sì. Che cosa? Non ho capito. C'è Windows 11, puoi mettere il filtro di luce blu. Però c'è un male di testa, quindi ho messo questi vecchi. Riassunto. Io quelli noi mi sono fatti fare un paio con gli UV e l'altro paio teoricamente non li doveva mettere. Ma a me è costato 200 euro l'occhiale con l'antiriflesso più becero di sto mondo. Quindi davvero? Pensa se ci andavo a mettere il filtro anti-blu e anti-cazzi, che ho dovuto pagare ogni lente a parte. Ma ha detto due occhiali 140, mi sa, una cosa del genere, un po' di meno. Fatemi leggere i comandi. No, il mio problema è sempre che per fare una lente è come se ne dovessi pagare. Ah, vabbè, effettivamente tu c'hai un botto. Oddio, okay. Che palle! Cioè, perché praticamente per fare una lente io ne devo pagare due, perché le lenti le fanno solo a coppie, no? Sì. Però io ho la cosa più bella. Quindi... Un paio di occhiali, non lo doveva fare un B? E io gli ho detto, mi raccomando, non lo devi fare. E lui che prende gli occhiali e li mette nella stessa busta di questi qui. E io gli ho detto, guarda che non li devi fare uguale. Sì, sì, non ti preoccupare, tranquillo, non so, tutto così. Non ci preoccupare. Morelli della favola? Ci penso io. No, boh, mi fa lo sconto perché gli ho detto, scusa, Una cosa l'avevo detto, una. Oddio, madonna, sto coso delle stampe. Io qua mollo il progetto, Allora, qua va questa. Ok. Questa non va qua. Quella palla che ci dovevo fare. Quale talpe? Scusate, ma controlla il volo. Quell'altra dove cazzo l'andava, che non mi ricordo. Dovete sparare la cosa della talpa con la pala, se no queste qui tornano in continuazione. Non mi ricordo qual è la X. È il quadrato.
Sono incastrata. Quindi questa non va. Allora, sono incastrata sul coso della talpa. Se non mi levi queste non posso passare. No! Mi fa inciampare la talpa. Grazie. Ok, questo l'ho levato. Tu riprendi la pala. Sì. Così. Così. Mm. No, non volevo il vaso. Ma sta qui già una pala. Sta qui, sta qui. Sì, sei morta. Pure stavo lì. Sei morta. Sei Ida. Vedo la mia ignoranza, ma la forma esagonale costa di più. C'è il secchio, già c'è il secchio se serve. Già stanno chiedendo se la forma esagonale costa di più. No, dipende dalla montatura. No, non è la forma. Il problema non è la montatura, non è quello. Dal marchio. Dal marchio. No, dai, non è neanche dei marchi. Ho preso quello lì senza marca, io del... È come con le scarpe, non per forza. No, pagano a me di non più, è che io ho preso la marca quella del negozio praticamente. No, non fanno, ma non vuol dire che so becere, insomma, come marca, perché comunque si fanno pagare. No, no, sì, infatti, però il mio problema sono le lenti, regà, perché dove una persona normale deve pagare per due lenti, io per quattro. Però vi do una buona notizia, che un po' possono essere scalate. Le lenti sì, sì, le sì, infatti no. Io faccio tutto. La gioia, no, dai. Sì, perché io la montatura prende 70-80 euro e gli altri 100 spicci de... Raga, la pianta non mi ricordo come cazzo era la si faceva che si mette... Ah, devi bucare. No. Non riesco a bucare. No, con la pala. Ci ho provato prima con la pala. Da devi mettere. Non riesco a capire qui, se ho pesato o no. Ok, sì. Tutto fatto. Ah, quello è l'altro, già l'altra pianta. Dovremmo aver tutto fatto. Aia. Aia, Sara. Aia, cosa? Ma fa bene, ecco come dovevo fare. Come si faceva? Con le mani. Con le mani. E con le mani. Con le mani. Ciao. Sì, stava a fare. Niente, regà, niente. Tutto a posto. Ma dopo mi faccio portare gli occhiali nuovi, giuro. E poi mi fa effetto il brufen. Niente, io non sto capendo come fare questa cosa. Tempo che fa effetto il brufen, non mi prende niente di me. Sara, devi mettere lì la cosa. Porca non me lo posiziona. Che non me lo mette? Ecco. Ah, no, qui manca un cosino di foglie. Come si può togliere se... così? Ok, ci serve la pala per... Non va. Io non sto capendo perché non gli piace. Perché no, quello lì va fatto nei buchi, va infilato. L'ho fatto il buco. Non è un buco quello. Lì ci devi piantare, Giulia. Ci devi piantare delle piante. No, ci devi mettere la pianta di quello. Sì. Il ca. Non è partito il wow, o sbaglio? No, io non sento gli audio di OBS, c'ho OBS aperto ma senza audio. Io fa bene di Giulia. No, sono quello di sotto. Già, ma se butti il secchio di sotto, che succede? Con le mani, vero? Me lo sto chiedendo anch'io, aspetta. No, ritorna zozzo dall'altro lado. E vabbè, però non arriva qua. Ciao. Vai, Sara. Pure che torna qui. Vedi, almeno sta vicino al secchio e lo puliamo. Va, la prende e svuotalo. Esatto. Ok, thank you, Gabri. Me lo porti il secchio appena riesci? Sì. Me lo lanci? Lo puoi lanciare? Sì. Mi guarda un po' di te. Te. Grazie. Aia. Poi che va piantato. Aspetta, adesso ti guardo, Ah, ho capito. No, questa è una piantina gialla. Lascia la pianta. Lascia la pala. Mannaggia. Vedi un po'. Ah, lì va il cactus, lì hanno i fiori. Dammi quella pianta stronza con cui stavi litigando. Ho capito che dove devo mettere una pianta. Quello si sta forse. Ma quell'angolino lì che dobbiamo fare? Non ho capito questo angolo di mondo. Io sento la mia scimmietta che va in giro. Ecco la mia entrata in camera. Non c'era un cactus solo con le spine? Sì. Mi serve la pala. Giù, la stai piantando al lato sbagliato. Non no, ti serve, lo sto, sto qua. La pala già è palato. Già è palato. Ah, e perché non me lo faceva mettere? Stavo con la pianta qua. Non devo andare così. Fanculo. 2 ore che stava a mettere. Allora. Questa va qui. E qual era l'altra pianta?
I cactus, quelli lì ancora non ci Sì, stanno, no, vero? sì, quelli lì vanno lì. Già. Sì, l'ho visto, devo prima. Ah, sì, prima quello. E da lì accanto che ci va? Dove stanno quegli altri fiori? Non Perché non me lo. te lo mette? È quadrato, tipo. Ah, Ah, devi prendere. Ah, devi prendere. che palle. Questa fiorellini dove va? Lo vedi? Aspetta. Sì, è laggiù. Però devi prima scavare con la pala. Ho Il vaso, il scavato la pala. coso, come si chiama? Il coso quello per, come si No, non è chiama? scavato, non c'è il buco. Ah, C'è il buco. No. Oh, Penso di l'avevo no, fatto boh. io prima. Ah, si richiudono. Ma la scuola si richiudeva, non il buco. Ma l'hanno affiato io? Ce lo devono Forse portare. non è qua, io vedo No, qualcosa no, qua. l'innaffiatoio l'ho Eccolo, tenuto. eccolo. Ah, non lo Allora, vedo mica. innaffia qua. Abbiamo i Infatti cosi era già quello che io pronti. stavo cercando adesso l'innaffiatore, l'ho visto ora. Allora. Con le mani, con le mani, con Guarda in le. pala. Così annaffia Già, qua. A dove hai messo quei cactus, quei fiorellini carini che vanno messi pure qui fianco. Guarda sotto? che è aperto, qua c'è il buco, porca troia, io pure che ti do retta. A fianco dove? Ah, lì, Ah, no, devo mica mettere i questo. semi dell'erbetta. Vaffanculo, sta Perché laggiù c'è in fondo roba già. Ce la qua. fai, poi prendere. Ok, Pianto. perfetto. Annaffia pure qui sotto che c'è un'altra roba. Questo che roba Non è che non è? mi si Dov'è qua piantava e che sotto? c'è la roba? Sparite. Aspetta. Fatemi Eccolo qua. Ah, si è girare. Ah! C'è cascata. altra roba, c'è. Dove c'è l'altra roba? Che palle quelle Lì piante va di merda. messa una pianta, Un cactus. un cactus. Un cactus. Raga, io non mi vedo però. Non so dove sono. Vai avanti, prima o poi esci. Ecco, Ok. visto. No, 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 quello mi serve A chi è che servivano questi semi? l'innaffiatoio. No, a me Io serve non. l'innaffiatoio che è sparito. Grazie, dammi sto cazzo di innaffiatoio di Qua merda, che ci dammelo. va? Mi vedi che devo piantare qui, sa? Il cactus normale. Ah, ah, ah. Mi sento Ancora non è estremamente arrivato. confusa. Manco 30 No. secondi. Questa pianta dove va? Non tutto va da qualche parte, ti ricordo. Ogni tanto Ah, portano vai con una pianta va qualche lì però. Aspetta, che roba è? All'angolino. parte. Ah. Adesso. Ah, questa. Eccolo là il cactus, regà. Dove Dov'è? Ah, eccolo, mica lo vedevo. era? 13 secondi. Sì, dai, ce la facciamo. Guglia ci sta mettendo troppo ad annaffiare, ecco perché. Non Colpa è il sua. mio compito, io di solito facevo Fai tutt'altro. niente. Oh. Quando cambiano le leggi ci si abitua. Morta, Esatto. sono morta. Ma cura, Una stella, una Sempre. stella, Madonna Rip. santa. Vabbè, va bene, Vabbè, adesso che. dividiamoci i compiti. Io Allora, io taglio l'erba. pensai alle tarpe. Intanto questo lo porto Io lì, levo che un po' di tanto. monnezza intanto. Io pensai alle tarpe. Dove sono le Sei talpe? caduta 50.000 volte, tu puoi pensare alle talpe. Ecco, esatto. Cosa ho detto? No, Ok, prendi. Ecco. pensato alle talpe, vedi, mi scredente. Perfetto. Oh, apro i buchi. Da Esatto. sotto quella a cui serve una pala. No, Vado a racco. cazzo. Madonna, Giulia. Giulia. Stavo cercando di girare quel coso del cazzo. Aspetta che intanto prendo questo che ci può servire. Oh, No, ho sbagliato. mi stavano trascinando via. Giulia! No, questa qui è Giorgia. Ah, ok. Centro, sto a Mi fare le hai cose buttato mie. per terra il secchio! Non è vero, c'è una bugiarda. Vogliamo Viola. Chiamo Chiamo il bar adesso. al bar. Chiamo il bar. Un caffè, grazie. Mannaggia, regà, oggi non so che ci abbiamo. Il livello di deficienza è più alto del Del solito, solito. perdonateci.
Comunque avete sbagliato a mettere la pianta. Qui ci va l'altro cactus. Posso dire che ho un mal di testa. Non so se vale. Che palle, sto ponte di merda. Vale, c'ho un mal di testa. Ecco, io ce l'ho avuto a ora di pranzo, no! Quindi mi ha lasciato danni intangibili. Ma perché avete messo qua sti cazzo di cactus quando qui ci vanno le piante quelle serie? Mi sa che ho pure messo male le piante serie. Vedi, no? Qualcuno vede il progetto. Ce l'hai... dov'è? Laggiù. Una. Ah, ecco. No, guarda, ce l'ho io, aspetta. Se, appena lascio questo. Qui vanno i cactus. Ecco, un cactus e... sì, ha invertito i due. Si andava sopra. Sedia di merda. E se sbaglio... come... e boh, penso devi riscavarlo. No, è tornato la palpa di merda. Allora, aspettate che qua tocca. Io sono andato a fuoco. Aspetta che tolgo questa, la metto qua di lato. Vabbè, così non dà fastidio. Penso bisogna... ecco, così. Ecco, già ho fatto. Grazie. Dai. Ok. Solo, dov'è la pala? Qua c'è una pala, eccola. È incastrata? Sì. Giulia, devi aiutare Giorgia. No, non ho bisogno dell'aiuto di nessuno. È una donna indipendente. È un pesce indipendente. Sono un cazzo indipendente. Vabbè, allora vado io. Che tipo di... Giorgia, sei morta. No! Sappiamo, l'abbiamo vista. Non commentiamo. Quel ponte di merda! Faccia la palla. Grazie. Scusa, sa? Vado a litigare con la talpa. Io andare a menare talpa. Vai, vai a menare talpa. Mi è spostato una cosa. Aspetta, Sara, fammi... Vai, aspetta, aspetta, da una mano. Aspetta, ok, vai, vai. Ce la fai? Sì, io menare talpa. Dov'è che va? Sopra o sotto? Sotto. Sotto. Già? Già. Che cazzo. Già. L'ho rubata. Ok, adesso tu menare talpa. Sì, sì, mortacci, oh, ma esci in 2 secondi. No, ho sbagliato. T'ho detto tu menare talpa, non è facile menare talpa. Ok, ce l'ha fatta. Oh. Addio talpa. Ok, apri quindi... allora, che manca questo qua? Andiamo quello qua giù. Sì. Con le mani, ciocca. Con i piedi, con la testa. Era ma voi ce l'avevate su TikTok? Che tipo hai di senso? Che tipo di senso hai? Di uscire con la mini, Sara, dove stanno i semi di questi cazzoli? Non lo so, ma stai aspettando troppo per piantarli. Stanno tutti lì sotto, ce l'ha tutti Giorgia. Ci mandi, vai, manda, tira, lancia. Te l'ho mandato da sola. Dovete vedere bene il colore dei fiori, sennò poi non mi ricordo più i cactus da che lato stavano. I cactus a sinistra, quegli arancioni a destra. Dove sono quegli arancioni? Non lo so, mi sa che non le hanno ancora portate, può essere. Può essere, non so, mi pare un po' strano. Che cos'è qui? Stanno qua i semi arancioni. Arancioni? Ragazzi, ok. Ce li tiri. Ma se facciamo un rastrello... Già, ti tiri. Vieni qua, vai. No, già. Quello non era tirare. No. Arrivano subito, però. Sara, vado a prendere che intanto vado a innaffiare, che quelli sono un problema ogni volta. Ma erano sempre cactus. Ah, intanto innaffio qua. Non lo so. No! Il progetto. No. Manca una serie. Ma non raga. Sono cactus, sono fiori. Fiori arancioni e Dio! Porca di quella. Di quella porca. I fiori sono arancioni. Sì, ma mi serve il coso. Quindi, il così... bar. No, l'hanno affiato. Così... Dammelo. Grazie. Tipo di senso. Tipo di senso. Ce la posso fare. E poi era una bambina. Poi tu dici. Sara fa molta campagna per me di non pubblicare la bambina sui social. Io dopo che ho visto quella canzone gli do ancora più ragione. Sì, specialmente. Sai quanta gente ha visto quel pezzo di video? Cioè. Madonna. Letteralmente possono usare l'immagine di tuo figlio per qualsiasi cosa. Cioè, io poi solitamente sono sempre molto dello stile fai quello che cazzo ti pare con i social, ma quando sono bambini no. No. Mm-hmm.
Infatti, lo sanno tutti, io ho il profilo privatissimo. Poi col fatto che pubblico cose altamente politiche, il mio profilo ormai non esce più neanche sulle ricerche. Ok. Aspetta, Sara. Che manca? Deve crescere. Levate! Ah, sì, okay. Deve crescere ancora quella pianta, una delle due piante. Tutte e quattro. Ah. E manca un vasetto. Fatto il vasetto, riapri. Manca solo... Ah no, fa pulizia, andiamo. Fai pulizia. Mamma mia, che brave. Non mi conviene buttare per terra e farli lanciare da qua. È vero, pure. Ok, che manca? La pala. Giusto? Sì. Che manca? Vabbè, sono cascata. Sono io. Sì, ancora uno. Chiudo la porta. Madonna santa, guarda che salti. Yay! Chi è il giocatore? Giulia è il giocatore 2. Giocatore 1. Che cos'è una cosa? È Ladybug! Madre santa. Abbiamo sbloccato Ladybug! 21. 21. Chi è che è andato 22? Io non so contare. Ok, era Giorgia. Io non so contare. Dobbiamo togliere i sassi. Miniera, facciamo i sette nani. Dobbiamo togliere il cane. Lo possiamo anche prendere a calci. Ok, no. Ok. Meglio fare col piccone. A calci non è il massimo. Io ti devo. Quanta roba, donna santa. Io spacco le pietre e voi dovete mettere il brezzolino. Aspetta, vado a prendere il secchio. Sì, io do una mano a Giorgia che spacca le pietre per ora. Ok, io intanto tolgo tutto. Appena riesco a togliere sta merda, infatti. Non meno del perro. Il perro non ci dovrebbe dare una mano. No, ci ruba le cose, non te lo ricordi? Non mi ruba le cose, si mette solo in mezzo, il fantasma ruba le cose. Ruba le cose. Lui vuole solo attenzione. No! Non si lancia niente! Ah! Ma nessuno ha guardato il progetto? No, stiamo prendendo le cose. Sto pulendo tutto. Almeno sì, esatto. Così pulendo tutto. Dobbiamo piastrellare. Già, c'è una pianta! Oh, non riesco a tirare su! Ecco il secchio. Io non mi ricordo. Volevo tirarvi su le cose, ma non riesco. Ho problemi. Sara stava prendendo il secchio quando devi solo fare questo. Cosa? Bravo, perro, rimani lì. Ok, vai, Sara. Okay. Non serviva il secchio. Come non serviva il secchio? Devi solo prendere e mettere per terra. No. Chiudi. Ah! Ho incastrato il perro fuori. Vabbè, però col secchio te lo porti dietro. Ho incastrato il perro fuori. Brava. Tanto apri le porte. È tecnologico, è futuristico. No, non è tecnologico. Io vado di qua, così. Linguistico. È futuristico. È acustico. È artistico. Raga, queste cose di relazioni che veramente... Cioè, siamo capite io e Sara, veramente. Manco Giulia, mi sa che ci ha capito. No, non l'ho capito perché sto troppo concentrato. Un perro intanto. No, non è abbastanza, Gio, è poco. Il perro sta riprovando ad entrare, vai. Ma si sta arrendendo. Ma posso, dovrebbero bastare questi. Sì, pure troppo. Sì, avanzano pure, dobbiamo pure buttarli. Fatto una cagata. Pensa che io all'inizio li stavo buttando, non lo facevo. Ok, qua è tutto pronto, okay. Raga. Oddio, il cane! No, l'hai fatto entrare! No, è entrato lui! Non senti, è vero! Le porte, te l'ho detto! Non è futuristico! Abbi. Allora, questo non ci serve più, quindi lo metto fuori, credo. Questa è una pianta. Grazie per la pianta. Sono vegetariana. Allora. Quella mi fa male però da mangiare. Ci mangiamo i fiori sopra, il glicine. Ma che cazzo c'entra il glicine poi? Ma di che cosa ti stai drogando? No, io e Sara, poi la cosa bella è che siamo sullo stesso coso, Giulia ci sopporta. Giulia oggi ci sta sopportando a me, Sara, il che è strano. Normalmente è differente. Dai, che palle! Mentre solo una che c'ha i problemi e le altre... Allora, il cactus va in basso a sinistra. Che tipo è? Dov'è quello?
senso. Ah, brava lì. Ok, ho fatto tutto. Perfetto. Non mi ricordo già più dove va questo. Però vabbè. Ma io sono una donna indipendente. Non buttare per terra i semi. Ci sono i bambini che muoiono. Allora, fiori, fiori, fiori. Se apri volete... l'acqua. Se volete, penso ai fiori. Aspetta. Vai. Allora. Pure questo qua. Cactus va qua. Questo. Ecco, brava, sistema i cactus. Ne abbiamo uno rosa vicino all'annaffiatoio. La pala, che palle. Datemi quella pala. Datemi la pala. Dove è, brava? Vediamo. Quelli arancioni. Ok, aspetta, okay, voglio prima finire quelli rosa. Sì. Sì, oddio, non ho preso il rastrello. I fiori arancioni, invece puoi fare anche con le Tutti gli altri sono tutti arancioni. Perché ma non va qua? Non perché non hai fatto il buco, andare... forse. Sì, l'avevo fatto adesso. Probabilmente no. Ok, dovrebbero essere tutto il resto arancioni. Oh. Sì, però questi, strani. Ah, sì. Okay. Vediamo un po', non penso siano cactus. Fammi vedere arancioni. Gli altri. Sì, sono tutti arancioni normali. Questo è quello rosa, i rosa l'avete fatto. Allora, quindi... io ti rastrello, allora. Così non devi stare a buttare a fare, sì. Ah, eccoli, gli arancioni vanno presi. Vai, qualcuno viene a prendere un arancione così intanto, dai giù. Vado io. Arancione ce l'ho io pure, okay, in mano. Mettete uno qui e uno qui. Ok, vado. Uno lì e uno qua. Ok, poi qui sotto. Ok, vai te già? Sì, tu e uno sopra. È uno sopra, pure ce n'è uno sopra. Abbiamo finito. Vado se vi sbrigate, abbiamo finito. Vado io, tu in naffio. Niente, tu. Vai, capito. Vai, adesso vai, si vai. Chiude. Adesso si chiude. Naffio, vai. Okay. Ecco qua. Vai. Apro. Apri. Apro open, leggermente. Open. Leggermente. Ah, ma qui c'è un buco. Dobbiamo togliere quella sdraio. Allora, sì, adesso la togliamo. La tolgo io, aspetta. Già hai fatto il giro tondo. Così. Jump scare brutto. No, l'altra non l'hai fatta già. Vabbè. Vai, fai il devo ripassare altri 4267. Ah, che spavento! Già, anche già. Voi. Mi sono al culo. Ah! Aspetta. Ok, Cane fuori. Come hai preso il cane? Annaffia tu, Giulia. Hai preso il cane, puoi prendere vai, il tu, cane. Sì, ma ce la state facendo? Non sto capendo. Sì. Ma perché non sompa? Ma perché siamo solo ancora a 48%? Perché dobbiamo annaffiare ancora tutte le piante. Aia! Che cazzo vi appunto? Che cazzo ti ho detto? Raga, qualcuno prende al volo sta cosa. Manca una pianta. Qualcuno prende al volo sta busta, non la sto più sopportando. Io la lancio e tu la prendi, dammi, vai, prendila. Già tu in naffia, aspetta, dammi. Prendila. Dammi. Aspetta, devo lanciare. Vai, prendila, prendila, prendila. Prendila! Vai! Ok, l'ho preso. Calma. È autosostenibile. Comunque manca cosa? Una pianta, palese. Niente. Ah, infatti, già ti stanno chiedendo se la bimba ha ancora il problema della live, delle live in generale. Che cosa? Che senso? No, non è so. Sostenibile. Manca la palma, Sara. È automunita, la mattina va a scuola da sola. Che Sara, palla. Dov'è la pala? Manca una palma. E porca troia. Sara, te ti stai glitchando nel muro. Sì, ho notato. Dove andava la palma? La palma andava, c'era cioè, un angolino. Lì dove Dunque, Giorgio no, prendeva i semi. Stavo giusto parlando con allora. Giulia, che il tempo in cui riuscivo a fare di nuovo le live da sola c'è cioè, finito. Vai, vai, batti, batti. Mite acute, cioè adesso già due volte mi ha aperto la porta perché vuole stare qui con me, quindi... Ha scoperto di essere un essere umano, a parte di me, non gli piace. Ancora non cammina, gattona veloce. Tanto veloce. Cioè, qualcuno mi va a prendere per favore il secchio che intanto sto facendo sta cosa. Ecco, finisco di fare questa. L'hanno vista tutte e due. E... Cioè, siamo dell'idea che sappia camminare ma non lo faccia. Abbiamo provato a farla camminare, ma è furba. Tutti. Mm-hmm. Cioè, chiunque viene prova a farla camminare. Vai, io ti ho fatto già l'ultimo. No, e basta se abbiamo finito, così aiutiamo Giulia. Ecco. Mm-hmm. Allora... Yanda! Mi infilo a prendere il secchio. Però giù me lo devi prendere quando lo tiro. Perché qui si incasta da morire. Sì.
Vai, pronta. Ah, stai da quel lato, te lo lancio lì allora. Uno, devi venire qui, Giulia. Ha tirato una laggata di Cristo. Vai. Non è devi colpa di Giulia. Qui, Giulia. Vai, 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 lancia. Sto qua, vai. Ah, fanculo, adesso l'ho lanciato bene, solo prima che era buggato. No, anche adesso è buggato come lo schifo, non si lancia niente. Io che odio. Che odio. No, mi è cascato il secchio. Che palle. Mi è cascata la pala. Okay. Secondo me in 4 però ce la facciamo. Giulia, porca troia, il secchio. Arrivo, arrivo, maledetto cane. Vabbè, intanto ho fatto tutto. Povero cane, lui non c'entra niente. Guardalo in faccia. Aspetta, aspetta, prendo. Chi è che ha lanciato anche la palla? Guardalo in faccia. Vai. Chiedi scusa. Vai, eccomi. Chiedi scusa al cane. Aspetta, mi sono bloccato. Chiedi scusa al cane. Scusa, cagnolino ciccino patatino. Okay. Bestia di Satana. Ecco, ho perso tempo già che devo chiedere scusa al cane. Ok, io ho quasi tirato tutto e fuori. Tu gliela chiedevi subito. Anche il pene di Gio, volevo dire. Siete qualche tipo di sondaggi? Può fare domande? No. Cosa? Se ci stanno dei sondaggi per fare 2 lire in più, no, corre volte e basta. C'è Prolific. Tagli, Prolific sono studi scientifici, devi mettere tantissima roba che riguarda la roba geografica, tantissima quello roba che studi. Pianta. Esce, però perché sono proprio studi scientifici, sì, perché sono proprio, come si chiamano? Sono quelli io fatti ad hoc. Uno così gratis. No, devo dire che pagano pure bene, perché col fatto che sono scientifici non so i cosini stupidi. Mm. Ok, ricordiamocelo. Sì. Ricordiamoci di annaffiare prima di piantare questo stronzo. Però vi pagano in sterline. Però vabbè, prima valevano di più. Prima veramente 100 euro al mese si facevano tranquillamente con pochi minuti di ste robe. Però niente, adesso vale di meno la sterlina. Che sfiga la vita. Perché hanno fatto no, via dall'Europa. Che schifo l'Europa! Noi mi siamo. Qualcuno. Siamo extra, siamo più fighi. Non ce n'abbiamo uno in politica nostra che si è candidato al Parlamento Europeo che dice la stessa cosa. No, per sapere, vi ricordo che si vota. Pieno. Ragazzi, andate a votare, anche se siete minorenni, votate col pensiero. Vi ricordo che si vota. Insultate le persone che non votano se siete minorenni, esatto. Non potete votare. Porca troia! Ecco, questo è un jumpscare. 9 fino a che ora? Alle 7 di sera? 9 di sera. Cosa? Il 9 fino a che ora? Fino alle 11. Fino alle 11, ah, perfetto, infatti. Allora torno e vado a votare. Che io sono fuori. Però dovevo trovare il modo di votare. Ma sì, perché poi devi andare alla tua, al coso... La porca troia. Non so manco qual è ancora diverso, perfetto. Io c'ho ancora quello di casa vecchia con tutto, mi sono trasferita 2 anni fa perché non riesco ad andarla a cambiare. E quindi dove devi andare tu? Cioè in zona da me oppure da un'altra parte? No, no. Da un'altra parte ancora. Dove abitavo prima. Ah, no, dove abitavo prima con te, dove abitavo prima. Stavo fino a qua, infatti dicevo, ma che cazzo, un po' too much. Fino a là, vabbè, almeno sarebbe stato comodo, c'ho tutti voi qua, là. Ti cazzi, no? Invece no. Qua c'era la pianta, giusto già. Qualcuno mi rastrella qui. Qui. Qualcuno mi rastrella qui. Mi rastrella qui. Mi rastrellate qui. Avete piantato il cactus rosa lì. Dove? Sì, dai, rastrellatemi qui. Eccolo, eppure lì all'angolo, così il resto sono tutti uguali. Sono tutti arancioni. Questa l'erba qua. Quale devo rastrellare? Questa qui sopra. E poi quello lì all'angolo, se intanto vai, quello all'angolo a sinistra. Questo? No, più su, proprio tutto angolo, tutto angolo, tutto angolo, tutto angolo, di qua, di qua, di qua, di qua, ah, tutto okay. Angolo. E per il cactus rosa. Esatto, giusto. Così poi tutto il resto sono arancioni, sono fiori arancioni. Sono fiori arancioni, ok. Così possiamo togliere il cactus rosa. Ah, pianti, ecco, te sto rastrellà. Ah, ok, sì, aspetta, vado subito. Aspetta, mi porto la busta, 2 secondi, metto qui al centro, così ci arrivo prima, ok. Vai, rastrella.
Votate anche solo per libertà personale. Sarà ragazzi, votare è un diritto e un dovere. La gente non lo capisce. Pensa, ma tanto non cambia niente. Non voti, esatto, testa di cazzo. Non voti. Non, e non puoi cambia neanche... niente. E mi dice non voto da 10 anni, si becca un pugno. Madonna, io veramente ho gente, ho amici di 27 anni che non hanno mai votato in vita loro. L'acqua. E io ogni volta mi incazzo da morire. No, vi do ragione, vi aprite l'acqua. Giulia stava facendo un discorso. Giulia disegna i cazzi sopra le schede elettorali. Ecco. Piuttosto andate veramente a disegnare i cazzi sulle schede elettorali, preferisco piuttosto che mi darebbe il tutto preferisco che almeno andate disegnando cazzi, ma andate. Ragazzi, io capisco che non è facile trovare il partito giusto, ma è meglio votare quello pur di meglio non votare quello totalmente sbagliato. Esatto, meglio votare il partito sbagliato. No, regà, l'acqua. Che è quello più sbagliato. Giorgia non sta chiudendo l'acqua. Perché non dobbiamo continuare a annaffiare? Lo so. Sì, ma si stava allagando. Che qua ci sta il macello. Si stava allagando. Dov'è il secchio? Vai, innaffiati di là. C'è ancora un sacco da annaffiare, pure di qua ancora. Lo so. Giorgia! Ok. Giorgia, lascia quel cazzo aprite di secchio. L'acqua. Aprite l'acqua. Vai. Qualcuno mi apre l'acqua. No. No. E così perderemo tempo. Cioè, abbiamo perso. Abbiamo 2 secondi, Giulia. Che cazzo cambia se ti apro la pacca? Cioè, c'è qualcosa che non funziona. Avete già perso, no? Comunque è vero. No, cosa dici mai, noi? Ah, sì. Dove andiamo? Ti apro la patta. Oddio che trash. Dice chi va. Allora, rifaccio l'erbetto. Stavolta mo vado a però il partito Italexit funziona. Sì, funziona sulla carta. Brexit io, parte poi 3. Poi c'è sto io che voto i voti e ne sono consapevole. Infatti quest'anno voterò un partito che non è mio di cuore, ma almeno non butto il voto come faccio tutto il resto Sì, infatti, anni. Bisogna votare una maggioranza, ma una maggioranza che è più vicina a te come cosa, esatto. Diciamo. Perché se no, raga, veramente si butta. Infatti io ho detto, ho buttato i voti ormai da che ho 18 anni che butto i voti. Perché per carità, sai che c'è che sono troppi i quarantenni, cinquantenni che votano queste cose, insomma. Poi abbiamo più tutta la generazione boomer del cazzo. Esatto, finché non si estinguono loro. Dobbiamo votare, cioè, porca miseria. Ma è l'ultimo livello? No, sto odiando! Sono tipo 40 livelli, noi siamo al 22. Sì. Ok, perfetto, ce l'ho fatta. Tra poco inviteremo qualcuno di voi a giocare con noi perché non... Sì, la vedo fatto in share play, quindi ci serve palesemente una quarta la vedo piccola. Estremamente probabile sì. Cosa. Li sappiate. Ricordiamo che io ho mal di testa, Sara ce l'ha avuto oggi, quindi se ci sentite più rincoglionito del solito, cioè una ragione. Donna, io oggi volevo morire. Poi io, quando mi chiami madre, tipo questa in pausa pranzo, lei verso le 2, gli sbrocco, perché ovviamente col mal di testa. Io non ragiono proprio. Ma sai che ci pensa prima allo share play? Vedi? È tutto calcolato. Papà, tra un po' arrivi, non ti preoccupare. Sì, sì. Tra un po' ti facciamo giocare anche a te. Ti serve qualcuno che sta fino alla alle 11. Quinta volta. Ti prego, Faffa. Vieni. Perché sto andando a buttare la pala? Perché hai buttato la pala? Ma avete tirato voi tutte le cose fuori dall'acqua? Come avete fatto? Ci ho messo 42 ore, io per farlo. Sara, appunto. Grazie che ti sei resa conto adesso. Perché non hai chiesto aiuto a nessuno? Come cazzo hai fatto da sola? Perché ognuna di noi sta facendo la sua cosa. Ok, allora la prossima volta lo fai tu, che tu sei più brava. Perché, insomma... Non c'è una prossima volta. Stavolta andiamo bene e basta. Sì, ok. Basta. Do ragione a Giorgio. Comunque no, semplicemente amore, mi giravo come per lanciarle, non so come dire. Cioè, nel senso, tipo, mi giravo e le lanciavo, perché sennò si buggavano. Ma tranquillo, anche noi dobbiamo ancora capire come funziona il gioco. Anche noi non l'abbiamo ancora capito, è quello il fatto. Noi siamo ancora confusi. Sembriamo persone che non capito quello che stanno facendo. Ah, raga, non c'è bisogno del rastrello per fare sta cosa, comunque. Mi apri un buco qui. Sì, non c'è bisogno, proprio di lo schifo, prendi. Ma il postino mi ha appena tirato una pianta. Sì, è legale. Meritato. È legale questa cosa. Tu fai qualcuno apre un video di Angelo Greco e mi dice se è legale. Perfetto. Chi è Angelo Greco? L'avvocato di TikTok. Che vuol dire l'avvocato di TikTok? Cos'è un avvocato di TikTok? Cos'è un avvocato? Cos'è un avvocato? Un avvocato. Ok, era qua la pianta. Oddio, ho avuto un momento di mini infarto. Dove sono i cactus rosa? Sta lì in fondo. In fondo dove? Ah, eccolo.
Non lo devi mettere al momento. No, eh? Questa qui è erba. No, i cactus erano stati da piantare. Ah, no, non lo so. Tu non mi rastrella dove vanno i fiori arancioni intanto? Ecco i cactus rosa. Ecco, li ho chiamati, tanto levo la sdraio. Ma ti vengo a dare una mano a piantare, già. Ecco, vedi, Faffa conosce Angelo Greco, suo padre. Letteralmente, magari. Ok, perfetto. Angelo Greco è allora, un gnocco. Se volete io sono pronta con rastrello e vi rastrello il mondo. Sì. Rastrellami dove vanno gli arancioni. Ok, dove vanno gli arancioni qua in alto, vero? Vedi. Ma vai, scusate, chi ha votato quella signorina con uno strano accento romano? Non ho niente contro i romani, eh? What? Non so. Yeah. Era qua, giusto? Sì, non lo so, giù, non ce l'ho in mano. Sara, vedi le istruzioni al volo? E i cactus stanno... Ok, qua? Vai, via, già. Ok, vai. Stanno solo... qua. Ok, e uno là in fondo, in basso a destra e in basso a sinistra, vieni. Ok, vai. E poi qua in basso a destra. Ma stavi facendo prima i cosi fiori. Allora vado a fare. Poi mi prendo i cactus. Ok, in basso a sinistra. Vieni. Ok, okay. E poi di là. Cioè in basso a destra e poi di là. Vieni. Perro. Ok, il perro, perro, io perro. Direi intanto di iniziare a. Vai. A annaffiare. Sì. Perro, 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 perro. Ti prego, io ho sta canzone H24 a casa mia. Quindi... Oggi che ho messo tutta la discografia Aido. Della terra. Ha ragione, brava. Mi sono innamorata. E intanto vai a mettere gli alberi, poi ti chiamerò per spegnere il tubo. Ecco, bravi, mettete l'acqua piano. No, aspetta, vado laggiù in fondo, aspetta, Gio, aspetta, aspetta, non andare a mettere quell'albero. Vai a mettere quegli altri alberi. Non aspetto che finisci qui giù. Sta facendo Sara gli altri alberi. Non tirala qua, sì, infatti. Ne manca solo uno, forse. Manca quello... Già, no, mi sa è un che cactus. Devi fare un getto un po' più potente. La troia, che mi ha fatto cadere. Ah, no, non è vero, i fantasmi, è vero, i fantasmi. Il perro. Del perro. Del perro, 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 pe. Dai, su. Per il vento, per il perro. Per i maschi, con le palle. Con le palle. Tremate, stronzetti. Perché qua non mi fa piantare? Perché forse non c'è il buco. Dov'è? Dov'è la pala? Ma io non trovo la pala. Non sta fuori? Perro, ah sì, eccola. Perro, ce l'ho. Perro, trovata. Perro. Vengo a scavare. No, raga. Cammini, cammini, spazza, cammini. No, già scavato, eh. E non mi fa mettere. Non mi fa scavare a me, quindi è già scavato. Aspetta, vediamo. Ecco. Oh. Era già scalato. Perro. Aspetta lì. Posso tirargli? Ah, a parte che pure che gli chiudi la porta, il perro entra laterale. Ai, ai, no, 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 no. Vieni qua. Giulia, non morire. Dai, che abbiamo quasi finito. Ok. Fatto. Chiudete l'acqua. Chiudi l'acqua. Chiudi. Ok. Che fatto. Manca? Che manca? Manca qualcosa. So. 95. Apri il progetto, Giorgia. L'albero qua sotto, riga. Porca miseria. Che albero? Sopra. Dove? L'albero. Quest'albero. Dove va? No, quello so io. E lo so. Dove è che va messo sto... Ah, qui sopra, cazzo. Là dai. Sopra. Dai, 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 dai. Dio, Dio, maledetto. Tirate tutto fuori. Già uscite i peni. Ok, esci, Giulia, esci. Ancora una cosa. Ancora manca un'altra cosa. Che manca, porca troia. Che manca. Qualcuno giri la mappa, no? Non era stato... Che era? C'era lo zozzo d'acqua sotto la pianta, lo schizzo. Ma dai, ma che cazzo l'ha visto? Lo vedeva. Abbacca... Ricomincia. No, col cazzo. Ricomincia. No, vai avanti. No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Chiamiamo i rinforzi. Paffa. 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 Baffa. Mi do una signora con strano accento romano l'ha votato qualunque italiano sopra i 50 anni. Non è online, l'ultimo accesso 4 giorni fa, noi lo invidiamo. Mi date tipo 3 no. minuti, allora andiamo a quello dopo. No. Baffa. No. Mi sono addormentata la mano. It's now or never. Never say never. Sono letteralmente appena seduto a posto, quindi sei pronto, dai. 3 minuti. Andate, andate. No, no. No, no. No, no. No, no. Oddio.
Ma domanda, si sentono i bambini urlanti sotto casa mia? No, io c'ho no. qualcuno okay, che sta perché... cucinando fritto. Porca perché è strapieno di bambini stasera. Io non ho ordinato bambini per cena. Luce dei miei occhi. Che patatone. Sederone mio. Ah. Ma quindi aspettiamo un faffa o entriamo? Sì, letteralmente. Facciamo il silenzio imbarazzante per faffa che ci stiamo facendo aspettare. Faffa, metti a fare i cruciverba. Fatelo sentire in colpa. Dai, apri cruciverba, vediamo un po' se faccio rimanere a finire un cruciverba o faffa entrare. Ha detto 3 minuti, ha detto. Non penso che in 3 minuti finisci un cruciverba. Il tempo che troviamo un cruciverba. Il tempo che troviamo un cruciverba è praticamente passata un'ora, come le ultime volte. Secondo me faccio prima io a finire un cruciverba che fa qua ad entrare. Ok, basta, iniziamo senza faffa, dai. Basta, basta, aspetta, faffa non entra più. Aspetta, non manco io. Faffa non entra più, basta. No, deciso. Dai, povero. Deciso. Faffa. Stato bannato dal gruppo di lavoratori rumeni qui. Non romani. Sì, perché poi povero. Il faffa ti aiuta sempre. Povero faffa. Beh, scusa, riproviamo a fare il livello. Dai, riproviamo. Certo, dura tipo 6 minuti. Eravamo arrivati minuti. Alla fine. Ma infatti, come ce la facciamo se ci organizziamo come adesso? No. Sì. Ma c'ho già la camicia. Chi è? Sara, sono io sicuramente. Faffa! Pure tu hai una maglietta, Sara. Io ho una maglietta, tu hai una camicia. Non ho i bottoni. Sì, hai una camicia, il colletto. Ma non hai i bottoni, è una polo. Ah, c'eravamo quasi. Scusa, io non ho. No, voglio sta qualcuno... entrando ora, ok, allora Faffa sta entrando. Ma voglio qualcuno, Giulia non ha la maglietta, Giulia, svergognata. Sì. La di bug. Dov'è la tizia che sia la di bug? Ma quella rossa. Che è verde. Solo Giulia può essere la di bug perché è rosa. Pure Giorgia più o meno può essere la di bug. Come. Ok, andiamo un po'. Noi voglio essere un bellissimo fiorellino. È vero. Ecco, vedi? Miraculous. Pure. Sara, io sono Bridgerton qui. Non lo so. Semplicemente allora, sabato, la migliore sabato cosa? Io ti faccio vedere la puntata del Dr. Who The Bridge. Ah. Ma infatti vorrei sapere anch'io. Tu non vuoi sapere. Ma raga, ce ne sono, ci sono 3 personaggi in stile Bridgerton. Allora scusami, qui. Facciamo in stile Bridgerton. Così. Ciao. Ciao. Oh mio Dio. Allora aspetta. E qui. Questa è palesemente Louise. Questa è cosa? È Hyacinth, quella inutile per ora. Povera ecco, io mi faccio lutto. No, io rimango un bellissimo fiorellino. Lui è palesemente il tizio che ci sta provando con la madre al momento. Cioè, sto alla prima puntata. No, vabbè, tanto ci prova fin da subito. Già c'è Faffa. Deve attaccare qualcosa. O il controller. No, la seconda puntata ancora non ho visto nessuno che ci prova con Violetta. Sì, non è che ci prova. Sta lì a rompere il cazzo. Perché è tipo imparentato con quella di Danbury. Ah, sì. Cioè, sta lì, si annoia. Quando esce la seconda parte? No, no, 13. Non 12? Non ci potete chiedere, ma avevo il computer scarico. Ma che novità, mamma mia. Incredibile. Mamma mia, non ce l'hai mai scarico? Io metto ma oggi volete non una chiamata normale o una ASMR? Perché se volete ve la posso fare anche così. Oddio. Mi stai sturando un orecchio. Non ho più, non ho capacità neurale, Fasto. Devo attacco il controller o è meglio per la tastiera? No, fai col potere della mente. Uso pure io il controller. Col potere della mente, gioca. Allora, se lo uso io, a me non va bene. Comunque voi due siete proprio esauriti. Cioè, Sara che risponde malissimo a Faffa. Ma io non è con cattiveria, è proprio il mio mood. Sì, sì. Cazzo, si mette il cinghiale. No, raga, si sta aggiornando Steam. Ma basta, via. Ha finito, sto entrando. Io non so, io mi rimetto la mia voce, basta. Io pure col piccione, mi piace il piccione, voglio un piccione.
Qualcuno mi prende un piccione. Te lo ecco, vedi, Gabri apprezza il mio ASMR invece, per esempio. Lui apprezza le cose fatte perché bene, Gabri grazie. In realtà non ha le orecchie. No, perché i live mi si sente con 15 almeno 20 decibel di meno. Cioè... Ah, ecco. Meglio così, abbassiamolo di più. Senta che io ho anche l'altra cuffia, perché ovviamente... rientro dall'audio, cosa, cioè io sento voi due volte con 3 secondi di ritardo, questa cosa mi manda in crisi, e sento me, almeno... Io potrei starmi a dormire sulla tastiera, quindi non so quanto ti conviene continuare questa chiacchiera, questa... questo discorso sopra... Raffa, chi è che ha fatto partire? Ma prendo Steam, no, raga! Partire, cioè, sto chi è che ha fatto partire? Sara! No, aspetta. Dovete invitare, se non mi invitate come entro? Ma sei dentro! Cioè io sto aspettando voi, è colpa sei vostra! Io mi immagino, sì, Sassa. Ma come dire, sono dentro? Ti ho invitato, sono 50 volte, sei dentro! Ma io ho aperto adesso Steam, come hai fatto ad invitarmi se... Sei dentro per me! Ti puoi invitare a prescindere, perché comunque invita il tuo account. Per quindi devo andare su, aspettate, amici... Entalpia non entra sto problema, vado in bagno. Sì. Entra o non entra. Ecco, vedi perché adesso faccio violenza entra. Psicologica per te. In bagno non ci puoi andare, non ci posso andare io, non ci vai neanche tu. Ecco. Chi si piscia prima in live perde. Guarda. Io posso essere giustificata che devo andare in bagno. Per favore, puoi invitarmi perché non riesco a entrare. Cioè, premo di te, ma non mi fa entrare. Sennò questo non vale, è un problema. Perché sei offline per me. Levati l'invisibile, se no ti posso invitare. Forse perché c'è scritto nessuna connessione in basso. Sei invisibiloso, ti invito. No, raga, io non ho fatto niente. Certo, volevi nasconderti. Di la verità, dalla NASA, dal naso. Ma il fatto che in basso c'è scritto cioè, enorme... Nel frattempo ho fatto veramente rimai a fin cruciverba. Ma Gio, hai scaricato quel gioco che ti avevo detto io? Sì, ma poi mi si è disinstallato perché non c'avevo tempo di giocarci. Che gioco? Che roba? È un gioco di tipo cruciverba e puzzle giornalieri. Okay. Raga, a me non mi sta arrivando esattamente un cazzo. Sono andato in bagno e ancora siamo eccolo. Qua. Eccolo, l'ho appena tolto. Mi si è aperto Steam, aspettate. Mi ma si è aperto adesso si Steam. Si è aperto Steam. Ah, è come se mi si fosse aperta solo la... Adoro. Gabri, mettici anche tu a insultarlo. Cosa devo premere? Non mi... L'unione mi dice, fa la forza. Guardo la partita. Mi dà solo guardo la partita. Entra. Ma come guarda la partita? Entra! Non entra! Ti ho invitato! Entra. Vai sulla chat con me, vai su invia messaggio. Oh, vedi che ci sei! Entrando. Oh. Sì, però raga, con calma. Io c'ho i miei tempi, il mio computer. Non lo accendevo da stamattina. Che c'hai? I computer che c'ho io al lavoro? Ok, sì. Allora, adesso... Sì, io sto giocando con voi da quando vi ho conosciuto con un Dell. Vabbè, di solito il Dell non è malato. Ok, ti scegli il personaggio. No, infatti gioco... Il problema è che tipo non ho scheda grafica, che è un po' un problema per giocare ad alcuni giochi. Sembra il computer di il mio collega che fa web, non ha la scheda grafica. E tu direi, come fa? A Bridgerton, tu. Io vado Lady Danbury che apre tu... Perché mi devo differenziare, di... raga, se no non capisco un cazzo. Mi spiegate i comandi, ma è già che veramente? No, ci sono... Cioè, è un po' spaesata, la vedo lì che si guarda in giro. Che era... Mi dite i nomi, per favore, così so chi bullizzare. Sara il cuccione. C'è stato un silenzio, tipo... Adesso chi siamo? Giulia è la volpe. Io sono il cazzo. Sì. Il cazzo? Sì. Stai usando... Ah, è vero? Vero? No, chi è che ha fatto partire Oliver? Ah, sì, avete già fatto partire. Allora... Che devo fare? Per prendere le cose devi premere quadrato. Devi prendere X per prendere le cose, per lanciarle cerchio. Giulia. Per interagire è quadrato. Quello. Ok, certo. Quindi io che cosa devo fare qua? Ditemi cosa fare, io lo faccio. Il pavimento, vedi che ci sono dei sassi qui per terra, li prendi, quadrato, sì, prendi tutti e poi per terra, esatto, quadrato. Lì, vai, continua. Vedi che in quattro già... Comunque il mio personaggio mi rappresenta veramente tanto in questo momento quello che sto facendo, posso dire. Cioè mettere i sassi per terra. No, era un commento un po' più... Ah,
da romana Nana che non ha potuto giocare a pallavolo perché Nana non ha potuto cantare perché sto nato. Cosa? Non hai visto quel video? No. No. È in cui la nostra amatissima Dun, praticamente lei dice io la premier. Ah, ok. Ah. Dice: io volevo giocare a pallavolo, ma sono nana. Volevo cantare, ma sono stonata. Ah, sì. Io ormai vedo lei e cambio. Anche perché ogni volta che scrivo il mio nome sopra un qualsiasi modulo, okay. C'è un bro, ragazzi. Sai che l'ho preso. Il nome. Quindi preso. Ha fatto bene a prendere quello che ho preso. Uno. Che manca? Devo fare? Mi dite che cosa devo fare? Vieni qui, c'è un po' di roba morta. La prendi con quadrato e la metti nel secchio. E poi con X. Stavo facendo. Esatto. No, l'ho ripiantato. Ok. C'è un modo per correre? Ok, ce l'ho fatta. No. Area, ce l'ho fatta. C'è un okay. Cestino. L'ho preso tutto. Raga, dove è il cestino? Sta qui sopra, vicino al piccione. Giulia, no, non spostare il secchio, siamo in 40. Cestino! Esatto. Giulia! Giulia! E quando vi chiederete come mai faccio mettere... Raga, non mi preme quadrato, io non è perché dire. È pieno. Devi fare è X sul mezz'ora. Secchio. Devi fare X sul secchio. Ah. Per lasciare. Dove quadrato è per mettere. Ah, devo premere, ok, io ti devo premuto. Esatto. Esatto. Io ho una pianta in mezzo qua. Ma c'è un modo per sprintare tipo per Cooked? No. No. Allora, no. Vedi lì sopra c'è il cane che ha cagato. Leva la cacca e buttala. Troppo corte per correre, Faffa. Devo fare le torte? Devi fare le torte, cosa? Ho detto, cosa? Sono troppo piccoli con le gambette corte, Faffa. Ah, era meglio fare, le torte, torte, però. Esatto, okay, devi fare... Io domani dovrei. Hai avuto molto senso. Chi ha cagato? Raga, qualcuno ha cagato a terra. Pedro. Raga, tantissimo. Dove va quella? In basso a destra, mi sembra. Dopo, quella si mette per ultima. No, ho sbagliato. Dov'è la pala? Forse non c'è che non ci ascolta. Grazie, Giorgia. Da lì hai messo Pedro, l'albero. Pedro. Aspetta, già hai fatto quella. Non lo so. Dov'è il secchio? È quel secchio. Ok, raga, che devo fare? Io l'ho svuotato il secchio comunque. Bravo, bravo. Fatto di bravo. Già sei più efficiente di Giulia. Adesso... Io prendo il rastrello. Dobbiamo rastrellare. Vai, qualcuno va a piantare. Io rastrello. Io i fiori. Questo non è un rastrello, è un piccone. Ok. Allora, Faffa, ho preso un piccone. Faffa, tu prendi questo. Io adesso ti apro l'acqua, ok? Prendi sto allora, coso qui. E vai a sinistra. Vai a sinistra e ti apro l'acqua. Devi annaffiare. Là sotto, ok. Vedi, inizia in fondo. Inizia in fondo. Ora, in alto già. Inizia in fondo. Come funziona l'innaffiamento? Cioè, mi basta stare qua così e poi fare da solo. Sì, sì. Aspetta, devo alzare un po'. Ecco. Scusami, vai. Mi accorgo quando ho fatto. Ok, lì a destra. Sì, lo vedi. Ah, ok, ho notato. Guardo. Ora i limoni, signora! E anche dall'altra parte rispetto a dove siamo adesso. Che senso, l'altra parte? E qua, dove sto io, ma c'è il cane che non mi fa passare. Fatto. Spegni l'acqua, spegni l'acqua. Oddio, non riesco. Ah, aspetta! Aspetta! Vai. Ah, ti bagno tutto. Ok. Ok. Bravo, Faffa. Va bene. Ok, perfetto. Poi... già qui, vieni con me. Devo fare? Lì, davanti poi... a te. No, qui. Esatto, vai. Dobbiamo mettere okay. I semini. Fatto. I cactus rosa, qualcuno prende i cactus rosa. Io non so dove vanno i cactus rosa. Gli unici rimasti. Gli unici punti rimasti. Ah, qualcuno rastrella e qualcuno va a mettere. Vai, già. La porca. Vai. Ok, Faffa, devi riannaffiare. Se tieni premuto, vedi. Vai. Già, sbagliato tutto. No, è perché Faffa ha aperto il progetto. Però non l'ha aperto scusate. Tutto. L'ha aperto no, ma perché poi mi sono accorto che stavo facendo una cagata. Aspetta, ti apro il coso. No, avete sgridato Giulia mentre lo faceva, quindi non lo farò. devo vabbè, ma Giulia l'ha sgridato. Vai, tutti i fiori. Sì, sì. Chi è che ha messo qua sto cacchio? Vieni, mi ha appena detto di salutare. Vediamo dove va. Okay. No, va là. No, non va lì, no. Ah, sopra. Raga l'acqua. Palle. Chi è che va a spegnere l'acqua? Vedi, mi male c'è Giorgia. Va qui sopra. No, non metterlo. Ok. Va di qua il cactus. No, me l'ha risucchiato via. Ma fa culo. Raga, dov'è il cestino che sta togliendo l'acqua? Scusate, ho fatto danno. Tanto giuro che non ha spento l'acqua. Ecco, io avevo una pianta in esatto. Mano. Sì, tutte scuse. Anche io avevo uno zio in mano. Okay, adesso che devo fare? Mi aprite? Dove? Io sto facendo il bagno. L'acqua. Estate. Arrivo, vado io. Estate vai. Si fa il bagno. Devi rimanere là per favore. Devi ripassare un tot di volte sulle piante, Faffa.
esatto, che non crescono del tutto. Vai dall'altra parte, ok. Esatto. Giorgia, vai a mettere l'altro cactus intanto. Dove è arrivato l'altro cactus? Sopra. Ok, Faffa, ritorna giù, finisci quelle due. E leva pure i semi, così almeno. Ok, perfetto, vai, sono finite. Ok, riandate lì, ok, vai di là. Ma c'è il filo è lungo, devi fare il giro. Sì. Gira, 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 okay. Gira, fatemi vedere. Perfetto, fai così. Ok, si mancano solo quelli da annaffiare, sì, i cosi, i cactus con i fiorellini. Okay, momento, vai di là, raga. Vai, finché non sparisce il coso, okay, da sotto, devi annaffiarli. Perfetto, Quando sparisce il marrone sono pronti. Scusa. Avete controllato se tutto è fatto? Lo posso prendere a palate. No, fa, ritorna indietro. Sei andata. Okay, bravo. Rifai il giro poi, perché stai girando. Sì. Sei andata, ho preso un martello. Perfetto, Faffa, vai. Ok. No, raga. Che? Che manca? Sei persa. Ma era collegato qui, ma in che senso? C'era anche il coso. C'era questo. No, l'acqua. Ok, grazie. Va, fuori. No, 94. No, in alto a sinistra, No, raga, ma Giulia mi ha chiuso l'acqua mentre annaffiavo. Ho chiuso l'acqua. È colpa di Giulia. Se tiene partita la questione. Vai via. Sì, sta, vai, passo via, tutti fuori. Come tre? Mancano tre. Ok, siamo noi. Siamo quattro adesso. È vero. Ci abbiamo fatto. Perché Faffa in mano delle mattonelle, delle piastrelle? Non lo so. Guarda quanto è alto, Faffa. Ah, no, di qua, di qua, raga, fermi il 22. È vero, che voi non lo sapete. Io sono alto tipo 1,90 m, raga. Jacob Bellor di cosa? Non so. Vado a prendere la roba. 90. Quando volevi dirci questa informazione molto importante? No, ma sai come nelle cose che facciamo insieme è molto importante. Ovvio, è fondamentale. Indovina chi è la più bassa tra di noi. Secondo me, allora, Giulia e Giorgia. Zazazazà, allora io non sarò un'opzione. No, perché te si vede dalla telecamera che sei alta. Sì, esatto. Raga, dove sta il cestino? C'ho 3 kg di pattume in mano. Lì dove sta andando il piccione, vedi il piccione. Raga, se volete foto di piedi, abbiamo tutti i piedi grandi. Cosa? Sì. No, aspetta, ho capito. Se volete delle foto, abbiamo tutti i piedi grandi. Ho capito. Se volete delle foto, abbiamo tutti i piedi grandi. No, io dei piedi. Anche quelli siamo grandi. Solo i piedi. Anche quelli ce li facciamo crescere, li avremo grandi. Preso tutto. Raga, ma io stamattina stavo... Cioè, in realtà no, ci ho pensato quando ho visto la storia di Gio prima. Ma una bella gita a Gardaland. Dov'è la mappa? Perché è tipo... Cioè, io ci metto veramente tipo mezz'ora. Che cazzo stai dicendo? Io ci metto stra poco. Non lo volevo sapere. C'è una buona probabilità che puoi andare a stalkerare Faffa. Ah, ok, già apri, vedi un secondo. Esatto. Scusami, vai. Sara, i tropiari. Sara, okay. Dobbiamo fare i tropiari. Okay, un amico che di cognome faceva tropi. Io c'ho un'amica mia che faceva il cognome Zagami. Il nome? Citiamo per nome e cognome delle persone live. Ah, ma mi sa che... No, aspetta, ne hai già parlato. Ah, ragazzi, mannaggia. Ah, se parliamo di cognomi cambiati, allora, avevo una compagna di scuola che si chiamava De Santis qualcosa. Però De Santis è tipo il cognome più comune del mondo. Già, vedi la mappa al volo, dov'è la mappa? Non so dov'è la mappa, ce l'avevo porca più, non la vedo più. Troia. Non vedo più la mappa. Oh, io ho finito di pulire, mi sa. Dov'è la mappa? Porca troia. Te la cerco io, voi lavorate, la cerco io che sono inutile, voi lavorate. Io che sono inutile. Potremmo dire la stessa cosa di Giulia. Quella però non è una mappa, quella sono io. No, la prima laggata del gioco. Ragazzi, siamo persi la mappa. Ma no, aspetta, dai, sarà da qualche parte. No, era qua dove stava Giorgia. Non possiamo neanche girare lo schermo per trovarla, quindi andremo a sentimento. Sentimento. Ma sono delle cesoie. Non so. Ma c'era... Ah no, ok, no, pensavo ce l'avessi in mano. Però se la spingete abbastanza via dalla mappa, in teoria dovrebbe despawnare. No. Scusate, ma non c'è tipo un... Sara, ricomincia. Con la mappa. Oh, c'è il bro completato col divano, vabbè. Via. Potevamo farcela. Ho capito. Tengo io la mappa. Mettetela in un angolo, non in acqua, magari. Però togli la cosa. Dov'è il secchio? In acqua. Brava Giulia che fa la sommozzatrice. La metto qua, raga, la mappa. Ma allora intanto inizia a pulire. Tanto Giulia è bravissima a raccattare lo schifo dall'acqua. Attenzione che c'è la mappa piazzata. Ok.
La rubo. Aha. Tipo, devi lanciare le cose. L'ho messo qui il secchio. Non ho ben capito come ho fatto. Però non riesco. Almeno prima non riuscivo. Prima mi si incastrava tutto. Ok, adesso possiamo mettere la roba che Giorgia sta rompendo. Io sto prendendo. È quello che ho fatto prima, però voi poi mi avete rotto il capo. Esatto. E c'è pure la cacca del cane lì, c'è un po' di cacca. Sono un po' legata al dito. C'è la cacca del cane vicino all'innaffiatoio. Dov'è il cane? Fai il piacere, metti i vasi nell'ordine corretto. Perché ti dico, cioè, ci sono vari vasi. Che cazzo vuol dire? Ma io che cazzo ne so, mi scusi. In senso, esatto, mi sono sentito un po' così. Allora, come se guardi la mappa, ci sono quei cactus colorati che dove sono sotto di me, sotto la piscina. Sì. Lì bisogna metterli in ordine, vedi? E tipo il cactus blu va là sotto, quello rosa va in alto. Allora, se mi dai il tempo, finisco questo di... Questo è il cactus blu. Finisco di pulire per terra e lo faccio. Allora no, pulisci per terra. Allora no, donna delle pulizie. Esatto, puoi togliere quei sassi. Quei sassi me li devi buttare, non mi servono. E quadrati, sì, okay, dritto, immaginavo. Balla. Ok. Quadrati, dritto, balla. Questo va qui. Dritto, balla. E il coso dove va quadrati. Il mano? Ok, lì. Oh, c'è uno sdraio. Arriva, scusi, dammi lo sdraio. Ah, raga, c'è il secchio pieno, aspettate, c'ho anche le mani piene. Tutto, sono tutto pieno. È tutto pieno. Dove va questa? Dove va la sdraio? Sicuramente andrà qua, Sara. Ok, aspetta, ho finito di pulire. Sì. Scusa, Gio. No, togli quelle cose di erba che ci stanno lì. Dov'è? Ah, sì, scusami. Ah, cazzo, ma mi sa che le ho ripiantate io. Ma ecco, infatti mi sembra... No, non le puoi ripiantare, quelle dell'erba. No, qua dove sto io? Queste qui, vedi, sì, schifo per terra. Aspetta, Sara, mi sa che va... Io volevo prima togliere... questo, infatti. Però raga, vi confermo che si possono cioè se prendi le erbette e l'erba sporca poi la puoi ripiantare. Ah sì? Dai. Ma che senti? No, volentieri andare a rimettere per terra. Sì, rimettere per terra sì. Si forma però d'erbetta dentro, quindi è come se si ripianta. Cioè, se qualcuno prendi ha il progetto, non so se va azzurro o se va viola sotto il vaso. Ah, azzurro. Okay. Azzurro. Azzurro. E quello viola dove va? Mi sa che non va, Sara, aspetta. No, là in alto, lì in alto. Sì, lì. Ok. Poi io metto qua. La sdraio andava lì, no? No. Okay. Non si è messa comunque, quindi... No, raga, lì in fondo va. Sono l'unico, cioè sono io scemo. Mi ricordavo che quando si apriva il progetto all'inizio poi non potevate muovervi. No. Non si può muovere una persona sola, non si può muovere. Chi è che ha lanciato? Scusate, ero io. Dammi. L'avete incastrato. Mi sta pianta. Dove va la cosa celeste? Levo la pianta, levo, aspetta. Che devo fare, raga? Non lo so, manco io. Faffa, rimetti, che voglio vedere questa dove va. E va per uno sdraio. Vai, Faffa, togli. Ah, posso, ce ne devo togliere quest'erba, giusto? Mi guardate una No, quella no, ce n'è una sopra. No, quella no, quella lì non si leva, quella lì delle piantine. Ah, sì, c'è dello sporco. Sì, sopra, esatto. Fammi un attimo la togli... ci ho pensato io, Che ci manca? Dove vanno queste piantine le palme, brutte? Le palme, tutte e due. Ok, lì va fatto un buco con la pala. Adesso vado io. Impaliamo. Gio, io ti darei una mano, ma c'ho il fattimo in mano, aspettalo. No, non ti preoccupa, non ti preoccupa, faccio da solo. Tanto va accanto alla sdraio quella... È una donna forte emancipata. Merda. Ok, aspetta, aspetta, arrivo, sa? Non riesco a spostare questo, Ma come si fa a darti una mano? Devi prendere l'altro lato, devi prendere, devi schiacciare X. Ah, ecco. Vai, Sara. Così. L'altra dov'è? Qui. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Vai, esci, gira. Tanto poi si blocca da sola, si incassa da sola. Fa clic clic. No, fa però devi uscire, sennò non si incastra. Perché ti incastra. Togliti. Devi uscire. Che manca l'appello. Scusate. Ti devi mettere dall'altra parte e spingere. No, lo sta incastrando peggio. Lo sta incastrando peggio. Ok, adesso spingete lì. Si è incastrata. Che manca? Dobbiamo uscire. Tutti fuori. C'è un martello. C'è un martello. Dove? Non è un martello. Vicino al pene. Tantissimo comunque. Che le mattonelle in mano?
fa parte del mio look. Vai, è perché Bridgerton erano boh, architetti. Cazzo, erano no, dei perché... grandi Ma mi sa che l'avete cominciato. No, avete sbagliato. Esci. Chi è che è andato? È andato a livello. Esci. Non ho tre mattonelle, me l'avete buggato. Sopra, tutti sopra. Ma non fa salire, raga, non fa salire. Ah, invece sì. No, questo no, siamo scesi, verde. Andiamo di qua. Dove si va allora? Di qua, raga. Ah, sì. Perché sono due... Oh, aspettatemi! C'erano io 3 metri dietro. Oh, mio Dio! Allora, ok, vado. Io ho fatto tagliare l'erba. Ok. Vado. E l'ha preso possiamo George. Tagliarne in due l'erba, quindi... Ah! Giorgio, leva le chiappe! Devo togliere il divano. Non riesco, ad aprire, la porta. E devi toglierti la cosa, l'oggetto che c'è in mano. Sì, devi buttarlo. Devo per togliere l'oggetto. Ah no, che ho fatto? Ecco, vedi che ho ripiantato l'erba? No, non l'hai ripiantata, l'hai lasciata per terra. Non è che l'hai ripiantata, cioè il mucchio d'erbetta l'hai lasciata per terra, l'hai mollata per terra. L'hai abbandonata. Devo sterrare, giusto? Cioè, devo togliere... Sto facendo bene a togliere le mattonelle, vero? Sì, sì. Che solitamente si mettono nuove. Progetto, quindi. Sì, perché sono i sassi sopra, quindi vanno messe le mattonelle nuove. Io ho un rastrello. Datemi un rastrello. Tutto, che bene, due. Ma non faceva così. Anche ecco il progetto. Dove lo metto? Ma qui c'è un secchio, faffa. Metto qua. Ah, io pulisco lo schifo nel mentre. E appena trovo un martello, appena arriva un martello... Oh, thank you. Raga, la roba rotta devo buttarla o basta che la faccio fuori? Questo è un altro rastrello. No, la roba rotta fuori. No, ma che ho scoperto che questo, la cosa posso usarla anche per... No, anche aspetta, per cosa? Avete presente dove mettere le piante che rimane tutto lo schifo? Però puoi tagliare all'inizio la questione così non ti rimane lo schifo in mano qua, tipo. Aspetta, devo togliere. Non ho capito. Aspetta, guardate, ho capito solo lei. Puoi togliere lo schifo per non mettere lo schifo. Lì c'è quella pianta brutta, ok? Aspetta che non riesco. Paffa, c'è un secchio senza che ti fai i chilometri, c'è il secchio. Ma a me piace pulito. Così. Ecco, così puoi iniziare anche a mettere la roba. La trocca. Oddio, raga, me le vado sto secchio. No, non lanciare i secchi. Mio secchio. No, non lo lancio. Mio secchio. Giulia è pericolosa. Oddio, qualcuno va a prendere la sedia? Sto arrivando. Sto andando. Scusate. Se mi pulite per terra, io poi attacco. Quello che volevo fare. Grazie, Gio. Dammi la sedia. Mi è caduto il secchio. Mi ha tirato una lanciata di Gesù. Porca. Ma sapete che a me ancora non ha laggato? Cioè, questo gioco funziona anche senza scheda grafica, straconsigliato. Eh sì, perché è tramite internet. Tu stai giocando in SharePlay. Stai giocando con la tua connessione. Effettivamente quella non è male. La sedia dove va? Boh. Ma perché ci sedia con 4S? Perché è una sedia. Una sedia. La sedia. La giuma, madonna, santa. No, scusami, giù mi pulisci per terra tu che sei, ci sei già sopra, ci sei letteralmente già sopra. Io ho tolto la schifo. Mm-hmm. Io sono il cazzo. Okay. No, io di personaggio. Ah. Quando ti dicevano, wow, sei proprio il cazzo, e ci sembrava ci assomigliavi veramente. Ok, dovrei aver pulito tutto. Non siamo più zingari ora. Okay. Raga, come si rompono le rocce? Perché adesso sono a mano. Con il martello, no, perché esce poca roba col martello. Col piccone, sì, perché viene il martello. Ma ormai mi sa che ho fatto tanto, cioè. Allora, ma te ne esce poca. Non me ne fare più. Te ne mancano tre, altri due te ne servono. Ma ce l'ho già, solo che sono penetrati. Ma sono blu. Guarda. Penetrati, dici? Ok. Sì. Incastrati, maledetto. Ecco, andato. Ma sono blu fatto. Chi ha lanciato via il piccone che ne hanno portato un altro? Pianta viola. Dove va sto cactus giù? Pianta viola. Aspetta, non l'ho visto. Dov'è la pala? Pianta viola. Io qua pala. Ok, fai il buco lì al cactus. Il mio computer è appena andato in stand-by, voi mi sentite comunque per caso? Sì. Ah. Pianta viola, bianca, quindi la pianta blu che non hanno ancora portato, vero? Sì, quella blu ancora niente. Ma ci sono dei... fiori blu, cioè c'è della roba blu, viola. Sì. Allora, dobbiamo piantare i cactus con i fiorellini, okay, uno e due. Qua. Mi date, vai. Dov'è il rastrello? Non c'è il rastrello. Faccio con le mani, vai.
faccio con le mani come facevano gli antichi. Rastrello, esatto, brava. La pianta, Fafa, vai a prendere la pianta. Qualcuno va a prendere la pianta. Io ho un rastrello, sono molto pericolosa. Aspetta, e poi non mi ricordo dove era. E poi i fiori normali. E devo farci con la pianta? Lì a sinistra, Fafa. Io ho fatto rosa e rosa adesso. Qui sopra, dove sono io? Vedi il mio cappellino azzurro? Qui sopra. Basta che ce l'appoggio sopra. Oh, sì. Si mette in posizione da sola. E mancano i fiorellini questi. Raga, devo annaffiare qualcosa. Eccoli, vai. Ci sono. Sì, adesso qualcuno inizia ad annaffiare, esatto. Qua. Io mi aprite l'acqua. Basta, dov'è il coso per aprire l'acqua? Dov'è? Qua. È qui, in alto qua. Non lo vedo. Aspetta. Ah, lì dentro, ok. Aspetta, apro io. Aprite, così almeno fa annaffia. Avete messo due, se no non annaffia niente. Raga. E poi, raga, dove? Qua manca da piantare. Ah, sì, sta arrivando, ecco. No, eccola. Dico anche qua, raga, manca da piantare. Qui, che ci va qua? Adesso lo vediamo. Dove sono io? Non si vede, gira, Gio. Ah, ok, fiorellini. Fiorellini arancioni. Qualcuno vada a mettere fiorellini. Ce li ha già vicino, i fiorellini. Acqua, raga, fiorellini. Ah, no, non è vero, non spegnete. Io vado vicino all'acqua, così da una mano. Gio, ho fatto il coso. Mm-hmm. Dovrebbe tenersi. Dovrebbe. Sì, è andato. Aspetta, Gio, adesso devi spegnere. No, lì all'angolo. Fafa, devi andare in alto, all'angolo a sinistra. Okay. Pensavo non avessi detto. No! Vai, Fafa. Vai, Fafa. Ok, io pulisco la pozzanghina di Fafa. Prendilo. Ok, vai. Dai, ce l'ho. Ho bagnato. Ecco, l'ho pulita. L'ho bagnato un paio di volte. L'ho pulita. No, ho già pulito. Ok, vai, spegni, chiudi. Spegni, aspetta. chiudi, okay. chiudi, Giulia, chiudi! Giulia! Ok, apri il coso... No, è Giulia, perché... No, ancora due, manca qualcosa, c'è qualcosa di sporco. Il rastrello, vai, Giulia, prendi il rastrello. Ma in quattro siamo velocissimi, in quattro. Un minuto, eh. Siamo troppo veloci. Dipende per cui vi siete penate. Secondo me in quattro ce la facciamo in 10 minuti. Sì, cioè, specialmente in 2 minuti quello lì col fantasma, mamma mia. Ma che scusate. Mi segna che il lettino c'ho troppo freddo. Il lettino? Il lettino freddo? Il lettino freddo. Il lettino freddo. Ah, che cos'è? Si lancia, rimbalza. E fa sto male. Che succede se cadiamo? Adesso la mia domanda è... Rimbalziamo! È strautile, puoi skippare le cose tantissimo. Però lasciamo le cose per terra. Quello allora, mi vado a prendere la roba. Sì, il secchio, se riesci, come prima cosa, thank you. Datemi a me il coso per vedere le cose. Ah, no, aspetta, questo... Datemi il coso per vedere. Scusate, ma lì sopra c'è un piccone, perché non... Vai. Dove sono? Ah, sono qui i sassi, vado a prendere il coso. Aspetta, allora. Fammi vedere i tropiari, riapri. Triangolo, giri un attimo. Triangolo, ok, rimetti a posto. Tutti i triangoli. Ok. Mi raccomando, lanciate le cose dall'altra parte della lava, se no non... Ok, intanto sto... Io pulisco. Sì, bravo. Se pulisco e poi butto nella lava. Ah, no, ok. No, ti cade. C'è il secchio. Potevo salvare tempo e buttare il pattume nella lava, magari. No, non è così tecnologico, non ti aiuta così tanto. Ho preso un divano. Ui! Oh, Sara, hai buttato il vaso. Oddio, non l'ho fatto apposta, scusa. Ecco. La cosa rimbalza. Ma rimbalzano anche le cose. Rimbalza zoom, tutto. Zoom. Zoom. Ok, perfetto. Però mi escono fuori gli occhi dalle orbite a me. Cosa? In che senso? Amore, dimmi, che succede? Stiamo divertendo tutti così tanto con questo nuovo meccanismo. Ogni 2 secondi. Così, avevi bisogno di fare passo sulla mia panza, va bene. Ti ricordi io le forme, Gio? Essere... Sì, Scusa. Io continuo ad essere dell'opinione giochi senza audio. Sto schifo, sì. Dove vergogna. Aia. Chi è che mi ha rubato il secchio? Devo buttare e mettere io, robe nuove. Io me lo stavo portando a passeggio. Ma prendi le sedie qua. Un ladro. Tanto basta che le prendi le sedie, ma se n'è andata la sedia. Se n'è andata la sedia. Giulia, molla il secchio. Tieni. Okay. Aspetta. Ok. Dite dove devo mettere sto coso per... Aspetta. No, lascialo lì, poi dopo ci pensiamo. Molla il secchio, Giulia. Mollo. Perché prendi il secchio? Tornata la sedia.
è tornata la sedia. Vai, prendila e mollala. Lasciala. Preso la sedia. Ecco. Ok. Poi ci ripensiamo dopo. Fatto, no? Col cestino. Sì, col cestino sì. Dobbiamo raccogliere tutta l'erba, in realtà. Ah, sì, Giorgio ha tagliato l'erba. Ma sono tutti a triangolo, tutti a... Sì, già a fatto. Onigiri. È arrivato un cactus, prendete il cactus. Arriva il cactus. Prendete il... Ok, grazie. Tu perché ti fai rincorrere? Regà, possiamo trovare un ordine nelle cose? No. No. Tipo, io adesso prendo il secchio. Ok, va bene, aspetta che devo buttare la roba. No. No, ok. Mi portate il secchio, per favore? Sì, sta arrivando. Grazie. Ok. Tieni. Allora butto. No, finché Giulia non lascia il secchio non puoi buttare dentro il secchio. Vai. Addosso. Ok, manca solo sì, un coso. Vai, Gio. Prendi la pasta. Jack. Ferma, Job. No, oddio, troppo, ce n'è troppo. Basta, molla, lancialo via, quel coso. Lancia via, ecco, bravo. Aia. Ma fa quello lì, buttalo. Ah no, che l'ha buttato Giorgia. No, Giorgia, c'è il secchio sopra. Oh, vado. Aspetta, Giorgia, ti lancio il secchio. Butta, vuota pure questo, tieni. No. Ok, è arrivato l'annaffiatoio, che ci devo fare? Annaffiamo. Cosa devo fare? Annaffiatoio, la cosa vanno laggiù. Dov'è il rastrello? Dobbiamo mettere le piante. È qua il rastrello in basso, proprio nel bordino dello schermo, vicino a Gio. Ah, sì, ok. No, allora. Vedi? Sì. Ecco. Giulia, prendi sta cazzo. Non riesco a prenderla. Sono io il rastrello. Ok, dobbiamo andare. Ah, no, però ancora non ci sono quelli. Ah, eccoli. Sì, ci sono. Allora. Ragazzi, qualcuno va a fare i buchi tra qui all'angolo. Allora, tu qui sotto, Gio. Qui sotto. Vai. Sì. No, sotto. Tutte e due. Se non mi sbaglio sono tutte e due. Faffa, lasciala! Qualcuno apre il progetto? Okay. Io vado, voi lavorate. Schiave. E perché stavi lì con me con la sedia? E con la sedia? Togliti! Ma dove vanno passo. Questi? Non ci passo. Vai, scusa. Giulia, stavo... okay. Lo so, scusa, mi c'avevo Jack in faccia. Ah... Dio, va bene. Ok, qui va il cactus blu. Okay. Vai già. No, aspetta, devo smontare sta porta. Dov'è il cactus blu? Non c'è bisogno smontava? Di smontare le porte. Vai Jack. Ah. Un po' scaduto. Ah, in che senso tempo scaduto? Abbiamo scaduto. Abbiamo scaduto. Ok. Ricominciamo, dai. Ma sembrava specifico questo livello. Vabbè. Ma secondo me c'è un po' distratto la lava. Esatto. Abbiamo fatto questo dei primi 5 minuti a non fare un cazzo. Tiro questo qui per tagliare. Prendi la roba, allora, in due dobbiamo prendi pulire. Prendi la mappa, Faffa, la cosa principale adesso è la mappa. In due dobbiamo pulire assolutamente. Alla lancia, pezzo di merda. No, qua devi salire. Cioè, no, salire. Quella no, la mappa no, devi salire con la mappa. Ok. E vedi un secondo la mappa? No. Okay. Sì, devo girare un secondo, quello è triangolo, sì. triangolo. Tre sono tutti triangoli, sì. Ah, io prima pulisco e poi picconerò e farò le cose. Però prima puliamo. Ecco, prima tagliate l'erba così puliamo pure subito l'erba. Sono tutti i triangoli. Lo so, sto cercando di arrivare al triangolo. È all'ultimo, letteralmente. Vado a svuotare il secchio. Ok. È arrivato il divano, Ecco, ora vado a prendere. Ale, preso. Ok. Svuotiamo. Vado a prendere questo. No, ci levano il tempo se ci bruciamo il culo. Grazie di no. Okay, controllo. Adesso mi lancio una lava. Tanto. No, ok, no. Fai un buco lì sotto, Giorgia, che c'ha la cosa in mano. Ops. Ma se lancio il divano nella lava, non si può. Oddio, boh, prova a mandarlo sopra. Ah no, ok, sono passata. Non è vero. Oddio, Giulia mi ha bloccato la strada adesso. Io odio. Vai. Io odio. Quando non, nel senso. Ecco. Vedete la sedia? La prendo. Dove va? Va lì all'angolo?
Ok, beh, qualcuno sì, finisce di pulire lì a destra, lì in alto. Io vado per vai, fa. Ah, c'è giù. No, e vanno messe le mattonelle qui pure. Faffa, non riesco, aspetta. Ah, sei tu, scusa, pensavo sì. Ecco, aspetta, fammi infilare. Però io sono incastrato. Dove va sto cazzo? Hai scritto a, sul gruppo di Disney Remix Valley. Perché ieri abbiamo trovato tipo due robe. No, io non l'ho più scritto perché mi sono messa a fare i menu. Ah, qualcuno apre. E poi non trovo più. E lei ha visto che altra gente aveva bisogno dell'aiuto che ieri abbiamo trovato e si è sbattuta le palle. No, te l'ho mandato, poi non l'ho più trovato. Gio, mi tiri il martello, il coso, allora, lì, il piccone. Le piante, oddio. Scusatemi, sto vedendo le piante. Niente, ok, quella è quella solo. Blu. E quella questa è quella pianta che ho in mano dove va? Mi dite, riapri un attimo. Questa va qua. Vai là. In alto a destra, Faffa, in alto a destra. Ma mi sa che va bucato. Va bucato, sì. Va. No, non ci si buca. Chi è che mi ha lasciato la mappa qui? Non posso picconare più roba. Aspetta. Ok. Ecco. Ok, mi dite cosa piccona, devo fare. Piccona. È quello che stavo vedendo. Prendi intanto il coso. I semini. Vai. E... oddio. Corri. Io ho l'annaffiatoio. Ecco, okay, prendi l'acqua dalla piscina e vai ad annaffiare se ci... Ah, però Giulia non ha ancora messo i semi. Mi sento che devo mettere io. No. Però va bene, vado. Aspetta. Lancio i semi. Okay. Manca solo quello giù, quindi puoi fare solo quello. Manca un minuto. Regà, ma mi dovete fare qua a rastrellare. E fallo con le mani. Arrivo, aspetta, c'è il secchio arrivo. Lì, fallo con le mani. C'è il secchio. Aspetta, vado. Ho visto adesso c'è il secchio. Ok, uno. Vai, metti. Non l'hai messo. Che cazzo, no. Ok. A me ha lasciato il dannaffiatoio sulla pianta. Ha detto, to, fai tu. Già me ne manca, no, non è vero, non me ne manca uno. No. Forse è preciso. Sì, avevo contato. Ok, preciso. Lì sopra c'è una pianta buttata a caso. Infatti, sì, è quella che bisogna dove fare. Aspetta, prendo la pala. Raga, manca vagli all'angolo, vagli all'angolo. Raga, lo so. 20 secondi. Non lanciare cose, pulisci cose. Vai, allora. Dove va? Altro manca, che va qui all'angolo, va qui all'angolo. Porta via l'annaffiatoio, quello non si annaffia. L'angolo dove? Lì, Gio, qui, dove state? Angolo, Gio, vai lì, sì, vai. Esci. Esci. Gio. Mancavano un po' di roba, raga. Mancavano tre cose. Abbiamo finito, ora fai pulizia. No. Sì, ma rimane cosa? Cose oltre me. No, sono uno, fai pulizia uno, diceva. Fai pulizia tre. Perché eravamo noi, siamo usciti voi tutti. Ero rimasto io dentro, dovevo ancora tre. È vero, confermo. Ah, ok. Dai, stavolta la volta buona, abbiamo capito. Dai, io pulisco. Allora, Faffa, vai e prendi io la mappa. Il secchio. La mappa ci pensiamo dopo, prima il secchio. Esatto, prima il secchio è più importante. Dove te la metto, destra o a sinistra? È uguale, lancia. Perfetto, thank you. Mi serve la pala. A posto. Intanto. Allora, pronti? Adesso faccio... Allora. Giulia, se mi butti per terra il secchio ti uccido. Che palle questo secchio! Okay. Qualcuno va a tagliare le piante. Vado io, il secchio sta vicino al cestino grande, vado io. Avete visto un attimo cosa sto imparando oggi, mamma mia. Hai visto? La roba lasciatela in piscina, che almeno non rompe il cazzo che sta in mezzo. No, ho lasciato le cestoie sopra la pianta. Tante cose che sto imparando oggi. Papà ha rotto le cestoie. Ma c'è un altro modo, scusate. Ah no, è che sono despawnate, perfetto. Vai, sono arrivate. Devi interagire con loro, non lanciarle. Ah, vai te. Sì, vado io. Lasciate la roba in piscina finché non mi serve perfetto. Urgentemente. Ok, poi che cosa manca adesso? Loro stanno portando il divano, vado a prendere il ti divano. Ti lascio il secchio. Anzi, no, prima prendo questo. Vado a picconare io. Ma se ci metto... No, vaffanculo, me l'ha ritagliata quella a fianco. Ma se ci metto un lasso di tempo tutto è triangolo mi fa meno che no meno sporcizia no ok no sempre tanto Gio tutto bene sei viva Giorgia è in modalità concentrata forse
sì. Sono in modalità dormiente. No. Mal di testa, ma devo finire. Giorgia, come concentrati, stai? Dopo farei vincere il tuo mal di testa, solo dopo. Aspetta, oddio. Fanculo. Giulia, mi serve il piccone, che cazzo lo lanci? Ho capito, stavo cercando di togliere qua la questione per mettere il divano. Ma non l'hai messo alla fine il divano? Non l'ho lanciato, stavo lì accanto, su. Ok, non l'ho messo perché manca l'erbetta, aspetta, bisogna togliere l'erbetta. Togliendo l'erbetta. Ma okay, andava vai, qui, sai. Andava. Sì, andava lì. Si è messo. Ok. Lasciatemi sto cazzo di secchio, giuro su Dio. Ma Giulia che l'ha rubato. Ma non l'ho mai rubato, non fate niente. Sì, Giulia ruba i secchi, lo sappiamo tutti. Poi a scuola chiamano la data dei secchi. Sì, mancano le piante. Donna, raga, mi si stanno a mangiare zanzare. Ah. Voi già ce l'avete, ma no, sotto io zero. Aspetta, perché Giorgia in realtà vive in palude. Cioè, in realtà dovrei essere io quello che... Cioè, vabbè. No, nell'acqua. Ricordi oggi. Ma che cazzo c'è? Ah, proprio, perfetto. Perché stiamo cadendo tutti, raga, nella lava? Perché mi serviva non prendere sto cazzo di vaso. Mancano due minuti. Raga, non mi mette la sedia. Qualcuno può darmi una mano? Non me la posiziona. C'è, ma non c'è. Aspetta, vado. Che ci sono i sassi. Ecco, adesso c'è. Okay. Adesso si è messo letteralmente da solo. Okay. Ok. Adesso prendo il rastrello. Dov'è il rastrello? Dentro l'acqua. Vado in piscina. Ma se no con il secchio. Facciamo con il secchio. Ok, allora vado con il secchio. Però vi prendo i semi. Ok, le piante l'ho fatte. Ma chi è che mi ha tirato il coso, il martello fuori dal mondo? Sono fuori dal tunnel. Ok, è arrivato il coso. Gioia. È arrivato. Perfetto, la rastrello doveva andare lì. Ci sono gli ultimi. Allora io Giulia facciamo i semi. Ok, certo. Vai, fa, vai. Io sto con l'acqua, vai. Aspetta, prendo i semi prima. Sara, togli le cose. Ah no, sei ancora fuori. Mi controllate che semi devo piantare dove? E quelli lì che c'hai in mano. Sì, quelli rossi. Ma dove? Sì, penso di qua. Sì. Uno. Sono uguali, quindi sono uguali? Non lo so, aspetta. Perciò aspetta. Devi controllare. Okay. Vado a controllare, aspetta. Sì, vai. Vai. Sì. Sì, vai, vai, pianta, faffa, prima di andare a finire, no, devi piantare, ci ha messo troppo tempo. Non gli è andato, vai. Che altro manca? Ok, perfetto. Dove va quella pianta? No, dove va quella azzurra? Questa, no, aspetta. Qui c'è un cactus. No, non serve a niente. Buttiamola fuori. Il cactus mi sembra già fatto la pala lì. Dai, su. Ok, basta, dobbiamo solamente annaffiare. No, lì. Porca troia, Giulia. Ma perché sei venuta qua? Stai a fa io. Perché stavi mettendo 4 anni. A posto. Okay. No, vai, già ancora l'ultimo, vai, veloce, ci muori. No! Raga, cosa? No. Oh, c'è andata buona! Okay. C'è andata buona! Con la base sullo zero! Okay. Sullo zero! Un cactus! È bellissimo! Un cactus. Oh mio Dio, sullo zero! Mio Dio! Oddio, oh mio! Oh mio! Che cos'è questo? Oddio! No, vabbè, raga, abbiamo ci sono due progetti! Ma che palle! Ok, quindi ce n'è uno sbagliato e uno giusto. Questo uguale. Qua c'è l'erba. Sento. Non è un questo fa puzza. Uno fa il B questo e uno fa puzza. La ah. Però questo fa puzza. Ma no, è tutto. Già togliamo sto cosa. Aspetta, te lo levo. Ah no, fa faccia di te. Ma aspetta, te lo levo. Ah, grazie mille. Ah, perché stavo per esplodere. No, Gio, c'è la talpa. Non puoi passare lì. Scivoli. Io ancora devo capire cosa devo premere, sì, cosa devo tenere premuto. Ma pure noi. Mi vedete nell'altra mappa dove va la sdraio? Già, non puoi togliere la sdraio adesso, devi togliere prima le cose delle talpe. Giorgia, che cazzo stai adesso facendo? Adesso vengo io, se mi dite come si fa, tolgo io le cose. Già stai perdendo tempo. Sempre pulire, fa uguale. Raga, come si tolgono le talpe? Devi prendere la pala. Devi prendere a palate. Ma che senso? No, raga, questo gioco è molto poco... è animal friendly, anche se non... Porca miseria, aspetti, scusate, animali. Permesso. Ok. No, non lo mettere davanti al secchio, Gio. Mi sono bloccato. Ma dobbiamo pulire dopo, prima dobbiamo pulire le robe normali, poi togliamo le cose grosse.
grosse più grosse. Prima tu ottieni il zucchero, poi tu ottieni il tonno. Ecco, preso il secchio. Oh, già, mi levi sto divano. Raga, dov'è la pala? Dov'è la... Okay, la quel cazzo di divano. No, no, ricominciamo. Qual è il cazzo di casino lì con le talpe? No, 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 no. Ne sto togliendo io, ci penso io. No, no, no. Già, non toccare quel divano. Non toccare il divano, lascialo lì, non dà fastidio a nessuno. Io vado a prendere le cose in piscina. Prendo la pala, così mettete subito il suo cactus. Datemi una pala e tolgo le talpe. Ecco, sì, le do una faffa e una... Vi prego, fate subito un buco lì all'angolo a sinistra che ci va quel cactus con i fiori. Porca. Bastarde. No, ho lanciato la pala. Hai lanciato la pala malissimo. Allora. Stronza. Sì. Ti ah, no, no. Ecco qua. Non sono capace proprio neanche. Papà! Oh, okay. Ce l'ho fatta. No, non ce l'ho fatta. No, ho piantato la pala. No, che raga. Senso? Hai piantato la pala? Cosa? Aiuto. Cosa? Aiuto, vi prego. Che significa ho piantato la pala? Ce l'ho fatta. Avevo piantato la pala sotto terra. Aia. Sì, scusa. Adesso che c'ho l'albero di pala. Un cactus sul cervelletto. Qualcuno mi fa un buco qui sotto. Chi è che aveva la pala? Io non ho la pala. Io, aspettate, non riesco a richiudere il buco delle talpe, però. E devi fare questo prima quello intorno e poi quello centrale. Ma non mi fa chiudere quello intorno. Prima quello intorno. Devi tenere premuto X. Sì, X quadrato. Guarda. Quadrato, tieni premuto quadrato, ecco, vai. Ma guarda che non mi toglie questo. Okay. Sì, sì, ragazzi, sì. Esatto. Ecco, no, devi prima 15. Fare tutti quelli e poi c'è, puoi chiudere quello al centro. Oh, sì. No, okay. Che ce ne sono tipo 15 con penetrati. Okay. Poi l'altro, raga, dov'è? Qui sotto, vedo... mi fai un buco qui, dov'è che ci sono le tre stecche? Qui sotto e qui sotto, vedi qui. Fammi i buchi, fammi i buchi. Pompirsi. Oh, sta uscendo la talpa in alto a sinistra. Vado, okay. vado. Andando io me ne vado di là. Ok, grazie. Non sto andando io. Due non ne facciamo uno comunque, questa cosa non è possibile. E qualcuno mi pulisce i cactus morti lì a sinistra vicino a farlo. Vado io. Con il secchio. Qui ci va quello normale che ancora non c'è. Ce l'ho io, sto facendo l'erba. Giulia, niente. Allora farà poi giro. Giulia. Allora qualcuno mi dà una mano a togliere il divano. È ora del divano. Gio, puoi andare tu, io finisco di pulire. No, io non tocco il divano. Non ok, niente. Divano. Niente divano. Ah, ma qui è tutto da buttare, le mattonelle. Giulia, sbrigati con questo. Lanciami il secchio, Giulia. Vai. Giulia ha monopolizzato il secchio. Troia, Giulia, lancia il suo secchio. Palle, sto secchio di merda dove sta? Aspetta. Giulia! Non lo trovo, aspetta! Potevi passarlo sulla lava! Ho capito, non lo trovo, un secondo. Oh, io 2 ore okay, per un secchio. I tropiari come vanno fatti? Più o meno già li ho messi, manca Sara, giusto dai, qualcosina. Porca Sara, troia. Qualcuno può vedere i tropiari. Vado io. Giulia, fai qualcosa per me. Cazzo stai facendo? No, serve qui. Mi serve anche a me, Sara, rilassati di qua, ce n'hai due. I tropiari? Nell'altro. Dobbiamo fare tutto qui noi. No, fa, lascialo. C'è tutto qui per terra. Aspettate, se devo prendere il progetto. C'è tutto qui per terra da fare. Dovete prendere questo progetto da mezz'ora. Oddio, no, sono differenti. Sì, no, sono uguali. Sì, praticamente c'hanno il resto sull'altro. Non so, diversi. C'hanno metà da una parte. Giù. Ok. Quelli che sono così, però al contrario. Quindi quello di sinistra lo mette a destra e quello di destra a sinistra. Mm-hmm. Ok, allora qualcuno fa i sassi e qualcuno cosa? Alza il secchio, vai, alza il secchio. No, alza il secchio alza prima. Mia. Ah. Mia. Ok. Alza. 1, 2, 3, alza. No, te lo vado a buttare. Merda. Merda. Baby. Aspetta, ti do una mano. Ti do una mano. Ha monopolizzato il cestino adesso Sara e ci serve a me a Giorgia. Non è vero. Giorgia sta portando il divano. Hai tagliato l'erba. Ah, vabbè. Quello è perché devi farlo prima, Giorgia. Perché tu avevi... perché Giulia aveva monopolizzato di là. Ah, dov'è ma il secchio? Cosa? Stavo togliendo tutti i secchi. E tutti l'erba. No, perché ancora c'era da tagliare. Quindi ha sbagliato. Invece di qua abbiamo già pulito no, tutto. Dai, che cazzo avevo preso. Porca troia. No, devi svuotarlo. Lo so. Aspetta. Ecco, ci sono. È meglio sporcare pure che dici. Catroia.
Quindi se sei tanto lei... fuori, non penso che. Okay. Cosa? Ok, fa fatelo passo, tu vai lì. Non mi stai vedendo capire niente. No, sono andato fuori. Sto di secchio. Sì, ma se ti bughi col muro lo prendi, vabbè. Aspetta, faccio io. Che pa... Oh, l'hai preso. Guarda, guarda che l'ho preso. Grandissimo. Ok, vai Gio, fai i sassi. Ok, mi dite che cosa devo metterci qui, per favore? Intanto fai. Ora vediamo. Mi dite cosa devo pensare, raga. Vai a pulire dove c'è Giulia. No, io ho fatto. Servono i semi. Esatto, quelli. Devo dire che devo piantare. Quelli là che l'erba. Ti ho appena lanciato. Ok, grazie. Ah, sì, quella tutti per terra. Ok, qua no, Gio, non è abbastanza. Deve essere solo annaffiata la questione. Gio, non è abbastanza. Mancano 5 minuti, raga. Vabbè, voglio ancora, dai. Le cesoie le posso togliere? Mi fate vedere cosa devo piantare invece qui su queste due cose verdi. Giù, tu sei sopra i progetti. Allora, quindi okay, questo... Ok, ferma, basta. No, l'altro? Sì. No. Non sono i cacchi questo qua col credino. Già, sa, non hai messo tutto. Come non ho messo tutto? Ok, due cacchi. No, ce l'ho in mano, ce l'ho. Sì, però... sì, qua, raga, mi ricordo. Lo stai a mettere? Sì, dai. Dove stai il non me lo mette. Ah, me lo mette. Eccolo. Aspetta, prendi un altro po'. Andiamo un po'. Ok, tu okay. Non gli andava bene prima, non ho capito. Ok, no, io butto, quella... ti butto il secchio. Grazie. Il secchio lascialo fuori, abbiamo finito. Ok. Dov'è l'innaffiatoio? Nella piscina. È lì, nella piscina. Okay. Dai, non vedete, ma abbiamo finito. Oddio, dobbiamo solo innaffiare. Vai, innaffiate. Era strella. Ah, le due sedie. Cazzo. E lì pure vanno messe le piante. No. Allora, questo così. Che cazzo sto innaffiato io. Vieni qua, papà, vieni qua. Vai. Allora. Puoi innaffiare da qua senza scendere alle scale. Dove vanno le... Lì sopra vanno le straglie. Forse ci riesco da sola. Voi intanto continuate a fare lì. Madonna santa, quanto è bagnato sto cazzo di costia di fa. Voi continuate a fare lì, io intanto porto le straglie. Ci vanno. Non aspetta. No, è l'altro. Bravo. No, così con i forellini. Sì, vanno solo quelle. Qua. Dove devo metterli, Gio? Qua dove ho rastrellato. Ok. Te li lancio, Gio? Sì, lancio. Sono incastrata. Giulia non sa lanciare. Ok, vai Gio. Io porto questi fuori. Non lo so se va qui. Ok, va qui. Guarda, non ci va un vaso? L'altra sedia, raga, ci va. Sì, io ho fatto. Però fatto. Ah, raga, ma serve, raga, questa è una porta. Ah? Davvero? Serio? Questa dove sono io, è una porta. Ah. Lo sapevamo, non l'abbiamo usata per farlo più difficile, ovviamente. Io in mezz'ora che salto la lava e perdo 10 minuti. Ma la vuoi da mano? Mi si sta girando. Che palle. Ok, Bonnie, fateci uscire, vai. Solo una la deve spingere, solo una, così. Ecco, okay. Si incastra. Che manca? Che manca? I fiori di là. I fiori a sinistra. Dove sta la busta dei fiori? Cazzo, no, raga, no, non sono fiori, sono annaffiati. Ma l'hanno affiati. E basta? Solo quello? Sembrerebbe. Scusate, pensavo di aver finito, raga. Qua c'era lo schifo. Di solito lo schifo deve essere pulito anche da fuori. Aspetta. Okay. Ah, sì, è vero, lo schifo, sì. Hai detto di no 2 secondi fa. Solo perché hai sprofato tu. Ti scacciavi di dire. Sul cactus, ok, abbiamo fatto. Io sono già fuori. Vado fuori. Oddio, c'è ancora. Che cos'è? Papà, vedi. Qualcuno prenda il progetto e giri. Che cazzo c'è? Raga. Ah, è bagnato lì. Ma che cagata. Dov'è il bagnato? Dove? Ah, sotto. Ah, okay. Ma che cazzo. Ah, fanculo. No, Nara, di là devi andare, di là. Di là. Vabbè, c'hai di ancora là. Un minuto, Sara, dai. Se mi gira, papà. I miei controlli. No. Papà. È così difficile attraversare le porte. Ok. Cazzo.
Ma sei tremendo. Oddio. Esatto. Raga, devo dare un po' di brio a questa. Un po' di brio blu. Di brio blu. Oddio, com'era la canzone? Brio blu, le mille bolle, blu blu, le mille bolle. Ma che pubblicità avete? Ma come? Già sei troppo piccolo. Oddio, per conoscere. Vero, troppo piccolo. Ah, ok, non è questa. Ragazzi, c'è un'entrata anche qua, ve lo dico subito. Grazie. Adesso ci andiamo io e Sara. Andiamo, sì, esatto. Buttami in acqua. Oggi, oggi mamma ti porta a passeggio. Vai, ecco. Controlla il progetto. Il progetto. Intanto qui da togliere lo schifo. Ah, prima facciamo questa zona in basso, poi facciamo quella in alto, ok? Concentriamoci tutti a pulire qua. Mattonelle. Ok. Le malattie, cosa? Scusate, sono mentalmente, sono ancora fermo lì. Siete fuori. No, tolte. Ok. Dove sono mentalmente, ma non qui. Raga, io ho una domanda. Mi passate il secchio, intanto io faccio questa parte invece. Aspetta, te lo svuoto e te lo lancio. Dai, finite lì, togliete le ultime mattonelle, dai. Però ci tratta come degli schiavi. Dai. No, cosa infatti, dici mai? Dai. Io... dai, così lo tiro a Giulia. Confusione, però non si può. Ecco. Dammi. Aspetta, te lo svuoto. A posto, tiè. Dov'è? Se ci date un piccone, culo, io. Culo, Sara, non possiamo fare. Possiamo fare le mattonelle. Sì, dov'è il piccone? C'è la Giulia. Giulia, lanciaci il piccone. Aspetta, arrivo. Olè! Raga, comunque secondo me ho fatto un tiro fantastico. Secondo me un'altra persona dovrebbe andare di là dove c'è Giulia. Così siamo due giù e due. Ok, allora vado io, dai. Voi due fate le mattonelle sotto e vado a dare una mano a Giulia. E fa. Dai, Bridgerton. Andiamo a picconare. Andiamo. Allora, andiamo. Comunque questo andiamo. Sicuramente serve a voi. 1, 2, 3. Ci lanciate pure le cesoie se ce l'avete. No. Okay. Sì, ce l'ho, vado io. 7, 8. Arriva, eh. Sara, allora fallo dalla lava, no? No, no, aspetta, lo tiro sulle scale, nell'acqua, così non cade. No, ti conviene lanciarlo dalla piscina. Oh, svuota, grande, non sei rovesciato niente. Ritiramelo. In acqua. No, prima. Ritiramelo. Rilancia. Ah, grazie, pure queste mi servivano, thank you. Lancia. No, mamma mia, fa Giulia! Giù! La cesoia! Vado io! Fa niente, Faffa, tu fai quello che devi fare. Vediamo un attimo qui che va piantato. Sì. Mi vedete qua sotto che va piantato, ragazze? Siete solo voi due lì sotto, quindi proprio... Nulla, ma ce l'avete nulla. Voi il progetto. Ah, sì, è vero, c'è un altro. È vero. Allora... Ok, una fatta. Ah, ve l'ho lanciati questi così. Questi, okay. Così. Sara, aspetta, gira, Sara, gira, vediamo cespugli. No, c'hanno loro i cespugli, c'hanno loro. Mi vedete i cespugli? Ce l'hanno loro, ce l'hanno. Mi vedete i cespugli? Gio, per caso sono questi che ho in mano? Sì. Raga, dovete vedere il progetto per farci vedere i cespugli. Era quello piccolo il cespuglio, aspetta, poi te rivedo, ma mi pare che è quello piccolo. No, tutti, devi girarmi anche la faccia. Okay. No, il cespuglio quello è giusto. Ok, palla. Dritto e guardato palla. Dritto e palla, sì, ok. No. Ok, no. Noi in teoria abbiamo fatto. No. Mi andasse, così. No, non è solo eccolo. Sì, eccolo. Io quella canzone la amo perché ormai ho visto il video di quella ragazza. Ok, palla. Ho messo 60. Sessamba. No, fa secchio. Arrivo... Ci passo, no, svuoti, grazie. Preso. Thank you. Io e Faffa ci stiamo capendo perfettamente con il secchio. Okay, adoro. Sì, infatti, ragazzi, siamo quest'anno sincronizzati stasera. Ok, perfetto. Aspetta, Sara, te lo sposto. Ma da fastidio lì! Ma da fastidio! Esatto, stai in mezzo alle balle! No, là, hai già fatto. Sono letteralmente spento. Poi? Mi sa che noi abbiamo finito. Ah, no, avete già finito? Sì. No, dovete dirti cosa va. Ma con la pala non ci serve il secchio se puliamo con la pala, cazzo! Me l'ho dimenticata! Ma raga, lascia nell'acqua il secchio, Giulia. No, nell'acqua, così si rovescia.
Raga, potete controllarci. Che cosa? Che volete? Ci controllate il progetto? Sì, ecco. Allora, lì vanno delle piante. Mi serve quella pianta che sta vicino al vaso rosa. Chi ha rilanciato il secchio? Ok. Messo giù. Esatto, datemi la pala. Lanciatemi la pala, lanciatemi il secchio e la pala. Allora, a noi serve, mi aprite il vostro coso? Aspetta, ve lo lancio qui, eh. Uno, due, tre, boom, vai. Porca troia, nell'acqua si è messo. Raga, nell'acqua. Dove va il cactus? Sono pure i cactus, raga. No. Cazzo. Ok, questa pianta va lassù dove sta Sara. Aspetta, Sara, riprendo il secchio. Perfetto, quella è andata. Poi. Troia. Aspetta. Poi c'è una palma, mi niente. Serve. Dov'è la palma? La palma di Maiorca. Dove? Che semi vanno sopra? Loro già hanno fatto quasi tutti i semi. Loro sono già belli avanzati. Ma l'abbiamo fatti tutti, non quasi. Questa ce l'ho. Ma la palma... Raga, per favore, potete controllarmi cosa ci va qui. E lì ci va il cactus normale che sono loro di là. A noi manca tutto, praticamente. Ma ste piantine piccole, invece? La palma. Ma dov'è il vostro progetto? Dov'è il nostro progetto? Uno ce l'ho io. Ok, mi che serve fiori ci vanno? I fiori e pure i cactus. Raga, noi abbiamo fiori, fiori e un tutto. Cactus arancione. Ah, eccola la palma. Qualcuno l'ha lanciata fuori, aspetta. Ma la prende, sa, perché mi serve la palma. Porca troia, sti cosi. Ti è giù, quella la riesce a prenderli. Ok, fiori arancioni, okay. Sì. Mi serve. Dove è l'altro? Castello. Dov'è l'altro? Sono tutti e due laggiù i progetti. Dimmi. Aprite un progetto. No, me l'ha rilanciato. Giù, prendilo. Arrivo. No, aspetta. Oh, ecco. Aspetta, e questi. Ok, me l'ha fatta. E questa è l'ultima. Esploderà. Aspetta, riapri. Ma raga, a noi manca ancora tutta l'erba, ci venite a dare una mano invece di fare il nulla. Arrivo. Ah no, al contrario. Il nulla. Ok, quello è fatto e quindi quell'altro devo fare lì. Ok. No, vabbè. Vai di là, bravo. Ok. Giù, metti i semini. Lo sto facendo, Sara, sono da sola. Arrivo. Arrivando. Una ragazza sola. Porca troia. Ok, via dei ciclamini. Vado a mettere i semini. Questi qui posso toglierli? Sì. Serve solo l'erba normale. Qua, Sara. Ecco. Perché sennò dava fastidio. Arrivo. Finisco di annaffiare qui. E che cazzo i cactus, però, Raga, mancano 2 minuti, ma ci mancano anche 500 punti. Cactus. Lì c'è una pozzanghera d'acqua. E allora, si è fatta. La parte di sotto è letteralmente finita. Per cui adesso queste piante ve le passo a voi perché sono sicuramente vostre. No, non mi sembra che abbiamo piante. No, non abbiamo piante, Faffa. No. Non riesco a buttare. Mo controlliamo. Li prendo io, passami. Lancia, premi cerchio. Oddio, santo, mi si è bagnata questa busta di merda. Oh, madonna santa. Aspetta, Sara, che purtroppo non riesco a mettere questa busta da altre parti. Aspetta. Dai, qualcosa altro mi serve. La mano, qualcosa. Ok, ho fatto. C'è una pozzanghera lì giù, se riesci a toglierla. Sì. Non ho capito, Gio, cosa hai detto? Dobbiamo andare a pulire di là. Che manca? Abbiamo fatto? No, 94, allora, manca qualcosa. Le bestie. Che manca? Abbiamo fatto tutto. La pianta arancione, deve annaffiare la pianta arancione. Questa togliete. Giù. Ah, ecco questa, a posto. Finito? Okay, no, cose. Manca qualcos'altro. Da voi, forse. No, fai pulizia. Fai pulizia. Avete un lago a noi, devi pulire. Okay. No, raga, non le lanciate nella piscina, che non so come prenderle lì. Lanciatele nella lava. Ma come nella lava? Poi vanno a cazzo, vanno. Ok. No, no, è meglio nella lava. Faffa, levati. Ok. Regà, allora, i progetti, tutto, perché siete venuti là? Io tutto stavo buttando la roba. Rastrello, tutto. Io avevo da buttare, quindi non potevo fare altro. Tutte scuse, Sara. Ok. Vai.
Già il rastrello. Esatto. Sì. Tirami il rastrello che lo tiro fuori. Già, tirami il rastrello, lo tiro fuori. Vieni qui. Vai, no. tira. Me l'hai lasciato vieni così qua. Triste. Che palle, già. Lanciamelo. Aspetta che è caldo. Ok, no. Vai, lancia. A posto. Ok, perfetto. Questo è fatto. Uno, raga. Che manca uno. Io. Ah, tu. Okay. Madonna santa, questo raga. Questo è stato veramente un incubo. Mamma mia, mi suda la pancia. Quanto ne manca? No, ne facciamo 40 milioni. Facciamo l'ultimo e basta. No, possiamo salire un attimo a controllare? In che senso? Vuoi salire sopra? Nel senso? Ah, non si può. 27, 28, 29. Aspettate. Mi sa che sono 30 o 31. Sì. Forse sono 40. No, erano 40, Sara. Erano 40? Sì, tanto con DLC 40 livelli sono tanti, eh. Io pure mi ricordo. È un altro gioco. Andiamo a controllare. vediamo. Adesso ci guardo io. Allora sono, regà, sono... Ma vedi, c'è 15 livelli. No, è bonus, devi fare il DLC. Si chiama Garden. Garden Party, tipo, Non me lo dice. Vediamo. Però qui c'è un video di un livello 24. Livello 42? Vedi? Perfetto. No, ciao. Sono 45 livelli, ragazzi. Ciao. E ciao, l'ultimo cazzo. Si chiama L'Inferno. Teppe, che bello. C'è ancora un po' di live qui su sto gioco. Io direi di fare un cruciverba. Oddio, guarda, sono molto favorevole. Ma ho promesso che la prima live che faccio da sola mi metto d'accordo con te e faccio 2 ore solo di cruciverba. Mamma mia. Mi solo devo segnare che non passerò. Io e te. Oh. Io e Faffa a fare 2 ore di cruciverba. Okay. Vediamo quindi qui basta. Quindi qui chiudo. Vi prego, possiamo farne uno adesso. Ok, grazie. No, durano troppo. Lo facciamo dopo la live. Dopo la live te ne faccio uno. Ma raga, ma sono le 11:10, cazzo. Sì. Ah, pensavo fosse tipo le 10:30. Ti piacerebbe. Fare una spesa intelligente. Ci ho messo mezz'ora a Sì, esatto. Ma che c'è dietro? Vediamo domani con Giulia. Mamma, sì, con me, con Princess Peach. No, Matteo. Che sfiga. All'ultimo, bravo. All'ultimo. Abbiamo appena sclerato come delle matte con i giardini. Sì, tantissimo. Sì, fa niente. Qua. È giovedì Baldur's. Se non vedete ora. Giovedì si bomba. Era Baldur's. Si bomba. Ragazzi, è piaciuto un sacco. C'è 7-8 persone che ci stanno a guardare. Sì, infatti. Vabbè, Tools è carino. Pure prima. È divertente. Magari non è una roba che commenti, però stai lì e fissi e guardi. Come quando guardi la gente che sta sul supermercato. Sì, è un bel sottofondo Tools App. Peccato che non se lo caga nessuno. Peccato. È un bel gioco, sinceramente. Per quello che costa, sinceramente. È letteralmente il... come si chiama? Perché poi sai che c'è Overcooked, ti fa incazzare tantissimo, questo è un po' di meno. Ah, infatti, questo è tranquillo, poi in 4 avete visto, ci mettiamo sempre 2 minuti in meno, un minuto in meno. Mm-hmm. Poi circa del tempo. Cioè, comunque anche in 4. Perché adesso Mario Kart War non potevo venire prima, però fa niente, cerco di venire per Peach. Oh. Sempre alle 9. Domani sera. Sì. Domani sera alle 9. Domani. Yes. Mm-hmm. E poi giovedì noi. Abbiamo completato in off tutte le stelline splendenti e quindi posso continuare. Ah, hai fatto le stelline. Sì, è stata una palla rifare i video. E ora capisco perché è basso il voto. Perché se rifai quei livelli è una palla assurda. Durano tantissimo per rifarli. Madonna. Mamma mia. Cioè io e Faffa gli avevo fatto 2 palle. Mamma mia, non vi invidio per niente. No, rifarli no. A farli la prima volta è bellissimo, sono carini, sono pucciosi. A farli 2 volte già ti scocci. Ma perché lo devi fare al 100%? Perché hanno questo problema. Perché devi pagare, per sbloccare tipo i livelli successivi devi pagare con quelle stelle. Vabbè, ma penso che l'abbiano fatto in modo che non è che devi fare tutto al 100%, nel senso... Perché vabbè, intanto devi... Devi completare almeno metà delle cose. È un gioco di Super Mario, quindi... Cioè, allora, no, sicuramente ci sono delle cose che palesemente è per un bambino, perché c'era Faffa che faceva Giulia non fare così la torta, è comparsa la decorazione e lui... È palesemente un gioco per bambini. Sì, perché... raga, ma c'erano tipo dei margini di errore alti,
più di Bob, più di me. Sì, esatto. Comparsa la decorazione. Io stavo là e facevo, ah, ok. Cioè, io fa tutto a cazzo e comparsa la decorazione. Perfetto. Andare così. No, le torte sono state l'incubo. Ma Giovanni, tu c'hai i capelli fucsia? Ho connesso adesso, me ne sono ricordato adesso. Sì, io pure l'altro giorno vado a casa mia e ho detto, ah, ma tu avevi i capelli così? Sì, ho detto, ma... per me è così normale vederti con colori di capelli ambigui, che veramente... È passato un po' di tempo. Forse il fatto che non passi, no, non passi live da un po', perché c'è... Rivia, poi... Poi Baldur non è che sono attivissimo, Perché non ti piace vedere le persone che bombano, è quello. No, esatto, è il mio problema. Ormai il nostro scopo di Baldur è solo quello. Solo il loro, io stavo tranquilla. No, tu devi assolutamente bombardi a Starion. Farò vedere come sta messo Jack subito a noi. Paparazzi. Paparazzi. Con un bellissimo piede sul tasto pausa. Ecco, vedi, dice pure lui. Anche lui lo chiede, esatto. La pausa. Paparazzi, siamo in sette. Perché siamo così tanti? Paparazzi, paparazzi. Fate, fatti, follow. Seguiteci, ci mancano 10. Se siete 7 persone, no, sicuramente sarete 5 persone. Perché 3 siamo noi. Quindi, raga, no, 4 siamo letteralmente noi. Ok. Non è vero. Gli altri, mettete il follow, gente. Tipo, io nel viewer vedo 00 Darla, 4 Yug, 8 HV Des, 8 Roe, Alice Hydra, Asmr Mew, Punk 7. Asmr Mew Mew. Questo è solo per te. Arriviamo a 500. A 500. Ragazzi, c'è un fracco di gente, a parte che guardate, c'è veramente un fracco di gente. Gente, mettete il follow, ci mancano 10 follow e abbiamo 500 persone, 500. Ma voi avete notato cambiamenti che ho tolto la chat solo follower? Non avete notato un cazzo, vero? No. Bene. No, dovevo guardare prima. Ottimo. Quindi era meglio prima, magari, così due hanno per forza fare il follow per scrivere. Raga, ma verranno più tolti quei non diamo informazioni. Oddio, top secret. Quella spammata, Sara, che ci è successo in quella live bot, che hai dovuto disattivare OBS. No, vabbè. Qualcuno che si è divertito. Quella spammata. Finché stanno ancora... Vabbè, raga, finché si divertono loro, fatelo più spesso, nel senso, se è divertente per voi. Ma secondo me avevano proprio sbagliato profilo, nel senso, dovevano darlo a qualcun altro e niente. Hanno 4 civette su YouTube. Perché sai quelli che vogliono crescere, arrivare a 50 in fretta? Avranno sbagliato profilo, semplicemente. E solitamente ti chiedono, mi mandi il link del profilo? E avranno sbagliato una lettera e è arrivato a noi. Già. Quindi... Ah, raga, c'è ancora civette sul Twitch nudi. Vabbè, ecco, dobbiamo fare assolutamente una collaborazione con quelli. Sì. Ah, no, follower. Ragazzi, mi raccomando, il follower di quel canale non siamo noi, vero Sara? No, non penso. Vero Sara? Ma devi vedere, e saresti molto capace. 3 civette sul Twitch nudi, un follower, no, non sono io. Uffa. Ah, strano, perché solitamente non siamo noi civette, non sono neanche io, niente. Uffa, dobbiamo recuperare, glielo metto. Però c'è civetta 47. Ah, no, sono... siamo noi, vuoi smettere di seguire 3 civette sul Twitch? Adesso gli scrivo, non posso scrivergli. No, non puoi, già ci hai provato. Che palle, voglio scriverti collab. Raga, ma ci sono un sacco di civette comunque, se guardate. Abbiamo mandato il trend, abbiamo mandato ormai, niente. Il trend. Ma non è vero, siamo solo noi, No, canali, no, niente. Le civette ci sono solo voi, però c'è tipo civetta 47. Civetta 47. Ehi, sono civetta 33. Trivette. C'è pivette. C'è pivette. Esatto. C'è 10.000 cose. Pure diciamo, le covette, com'era? Le covette, sì. Quell'altro nostro. Ma l'abbiamo chiuso? No. Ercivetta TV. Quale?
Non abbiamo chiuso. Quello che abbiamo sbagliato a scrivere, che già no, l'ho scritto sì, da qualche chiuso. Parte. No, no, l'abbiamo chiuso, l'abbiamo allora, chiuso. Allora, l'abbiamo chiuso alla fine, dai. Non so scrivere, cioè, questo qui è un fun fact per quando mai diventeremo famose. La prima volta che abbiamo aperto Twitch, l'ho aperto io. Io sono dislessica. Ah. Ecco, ho scritto tipo le tre covette. Le tre civerte. Non mi ricordo, cioè qualcosa del genere, civerte o covette. Comunque, ragazzi, avete idee? Voglio cambiare anche il format del just chatting qui. Non lo so, già, mi ha stancato. Perché ti sei... Non lo so, mi ha un po' stancato. Non lo so, più grandi le cam di ciascuna, un po' più, la barra se ne va a fanculo. È tipo, sì. Grazie, è tipo un alberello in cui su ogni ramo c'è una di voi. No. No, no, all'inizio. No, più minimal possibile, come fanno i grandi streamer, ovvero a cazzo. Esatto, fai togli Ludo per lei. Loro letteralmente, loro così stanno, ecco. Loro, i grandi streamer, così però con le cam grandi. Ecco. Esatto, scusa, io veramente basita. Ma no, nice. Ma va bene, sa, perché... Non lo so, boh, qualcosa... A me piace quello... Forse è la chat che non mi convince, non lo so. Mi piace anche a me così, sa. Non lo so, perché guarda, vedi, pure in due siamo piccole, oppure, vedi, non lo so, mi spegni la barra. Dio santo, che palle. Anche qui, anche da solina. Sara è sparito e si è rotto l'affare. Ho visto, però ci facciamo finta di niente, non lo so, è un po' strano. Fammi spegnere la barra anche qui, mi dà l'urto anche qui. Scusate, ne approfitto nel mentre, No, devo spegnere la barra, prego, in tutti fammi già andare starting. A letto. No, devi soffrire. Ecco. Devo spegnere la barra quindi in tutto. Sì, in tutto. Palle, mi ha rotto le palle la barra. Grazie. Oh. Un passo alla volta questa rivoluzione. Madonna, se barre ogni tanto quando mi prende la fissa che mi fanno schifo. Sì. Okay. Una volta al mese solitamente. Manda a dormire Giorgio. Mm-hmm, ok. E niente. Buonanotte, grazie. Grazie. Mettete il follow. Follow uguale. Siete degli scaccioni. Mm-hmm. Vabbè. Vediamo giovedì. A giovedì e domani qua dobbiamo sfamare gli animali, regà. Bambini animali. Signori, il mio obiettivo di giovedì è uccidere più persone possibile. Giulia non commenta. Da parte mia. Giulia non commenta. Hai chiesto il follow? Ma che cazzo? Hai chiesto qua? Il follow? Ma scusa, parla già a me. Lo so, però hai chiesto il follow. Ma hai perso un sacco di... Ma hai perso punti, hai perso il tempo di follow. Oh mio Dio, perché hai fatto una cosa come Robert? Sì. Madonna santo, e ricordi Robert? E poi ti ha lamentato. Oddio. Questo è l'umorismo fantastico. Questo qual è? A noi ci serve il follow nuovo, non il follow vecchio. Cioè, questo qui è un anno, 11 mesi, 10 giorni, 10 ore. Mm-hmm. Altro? Sarà due anni. Abbiamo due mesi di differenza. Questo è due anni, due mesi, 10 giorni e 22 ore. Vediamo io. Ma perché? Ma noi l'abbiamo messo il primo giorno che l'abbiamo creato. Perché mi chiedete queste cose? Perché tu mi... Allora, io l'ho due messo dopo, due ore dopo. Sì, sicuro. Io l'ho messo due ore dopo di Giulia. Sì. La vedi tu? Fatemi vedere. Vai, Sara. Fatemi vedere. Punto esclamativo followage. Vedi, Giulia è stata la prima, io e te due ore dopo. Cioè, si vede che non ci andava. Che cazzo. E poi non l'hai creato tu, Gio? No. Ah, beh, sì, perché si vede no, che Giulia stava allora lì. Mi sa che il primo l'ha creato Giorgio. Si è poi avete visto che ero incapace. Ciao, Zendark. Può essere, non me lo ricordo onestamente. Come non ci ricordiamo mai qual è il nostro anniversario, ragazzi. L'abbiamo, penso, bypassato malissimo. Sì, quello vero è aprile, però noi in realtà festeggiamo quello più quello del Prime, sì, che è giugno-luglio. Sì, luglio. Sì, quando siamo diventati affiliati. Abbiamo un momento per festeggiare bene. Sì.
E quindi quando è fine giugno, luglio? Fine giugno forse. Cazzo, ce l'eravamo scritto, abbiamo detto fare l'anno scorso scritto. Non l'abbiamo festeggiato perché stavo in ospedale, quindi era inizio luglio. Ah, sì, ma raga, era su Drive, mi ricordo, però avete tolto, non lo so perché avete cancellato quella riga. Mamma mia, infatti mettiamo nella descrizione il nostro anniversario, è almeno no, sì, il nostro anniversario, nessuno frega un cazzo del nostro anniversario. Però a noi ce ne frega. Quindi capito, lo mettiamo pubblico. Un abbonamento da 22 mesi, quindi togliete 22 mesi da tipo... No, non so precisi. Però, non so precisi, perché magari con i giorni scavalli... è letteralmente un anno e 10 mesi. Sì, ma con magari, i giorni scavalli... Hai perso qualche giorno, tipo, magari qualche volta non sei passata, ho recuperato dopo. Cioè, nessuno rinnova il giorno preciso. Ho capito, scade. Sto andando sulla mail. Grazie. Ehi, Tre Civette, sei affiliato! Esatto, quella sono a cercare. Ma scusami, aspetta, punto esclamativo. Che poi non capisco una cosa, non ho mai capito questa cosa di Twitch. Perché persone che stanno messe più o meno come noi hanno la partner quando però servono cose molto più grosse? Tre Civette su Twitch non sta seguendo Tre Civette su Twitch. Ecco, niente. Comunque sarò notato adesso che il calendario sotto non funziona 25 più. Giugno. Che senso? 25 giugno, signori. E sotto, vai a vedere la lista. Sono tanto incinta. Triple-Benz, Leaderboards, XX, Affiliate, Vote Panel. Perché non funziona più? Fammi vedere, funziona più. La cosa non è mai andata, io voglio bene, però veramente non è mai andata. No, funziona tutto, che cazzo stai dicendo? Che ne so io non vedo un cazzo. Comunque è un martedì 25. Vanno cambiati anche gli stream nel countdown, perché adesso non sono più così. Appunto. Qua c'è domenica, sabato, tutti i giorni tranne il venerdì praticamente. Ah, eccolo, mi si era buggato, sì, allora sì. Ma io vi ho seguiti, perdo. Il 25 giugno, signore e signori, lo metto su Telegram. No, io l'ho messo sopra. Aspetta, sicuramente non c'è qualcuno il 25 giugno e non festeggiamo niente. No, scusate, andiamo a vedere. Ma c'è? Aspetta, un martedì, capito proprio di martedì, raga. Oh, che bello! Io vi ho seguiti per 18 giorni in più rispetto a Zelda. Questa. Allora, 25 è la sfida. Meno, 18 giorni in meno. Siamo in 10 live, ragazzi. Diteci da quanto che ci seguite e noi vi daremo tanti bacini con il Covid. Cioè, raga, 10. Ma chi... Sono sconvolta. Da 4 minuti, madonna, ti sei resettato! Lo vedi? Lo vedi? Hai perso dai, tutto. Dai, hai perso tutti i mesi! Tutti i suoi vantaggi da follower. Ha perso anche i punti. Adesso non sei più nessuno, è come se fosse appena arrivato. Chi sei? Presentati. Presentati, esatto. Presentat. No, non diamo un maschile, non è cambiato niente. Porta dei follower, chiedi ai tuoi amici di followarci. Così. Non è cambiato nulla, siamo sempre qua 90, noi dobbiamo diventare di 500. Io volevo un attimino, un secondino, a cambiare le date delle estensioni, però mi dà adesso che Giulia me l'ha fatto notare. Gente, siamo 11 persone, qualcuno vuole mettere il follow. Per favore, giuro che non puzziamo così nella vita vera. Mamma mia! Siamo anche peggio. Allora, tolgo lunedì, lascio martedì, mercoledì, giovedì. Comunque sei proprio sei sicuro. Qual è la settima lettera dell'alfabeto greco, Faffa? A, B, A, no, aspetta. Stai facendo qui c'era anche tu. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Sì, l'ho modificato. Deve essere o teta. Ok, perfetto, bravo. La teta. Zitti, alfa, beta, gamma, delta, zitti. Epsilon. La teta. E gamma. Ah, no, eccolo. La teta. Tratta. Che tristezza, è vuoto adesso. Letteralmente fino alla sesta. Alfa, beta, gamma, epsilon, teta, eta. Comunque quest'anno cerchiamo di sfruttare meglio luglio per le live. Io a luglio non ci sono. Cerchiamo di sfruttare. Perché non lo sfruttiamo mai l'estate, che la gente sta a casa e c'è tipo quel momento allora, di io ci sarò. Vado in vacanza o no? Non ci sarò a alla settimana di Ferragosto. Cioè, io preparerei, cioè nel senso, vabbè, ma Ferragosto di cazzo c'è in generale. Io non so, proverei pure a fare una maratonina o un qualcosa. Sempre just chatting in generale. Io non lo voglio fare. Dai, basta, Sara. Sono traumatizzata. Non ha funzionato. E non sei ore. Insomma, una robetta un po'. Così a
cazzo fa 9 views in questo momento quando lo programmiamo 1? Ma perché sono i momenti che sono sbagliati, sono i momenti, come ieri, c'era la Kings of qualcosa, che è tipo una roba di calcio. Sì, di calcio. C'erano 200.000 persone a guardare sta cosa su Twitch, solo italiani. E beh, io non so un cazzo del calcio. Appunto, ti ha rubato tutti. Quello è un pallone che rotola, ti ha rubato tutti, letteralmente. Dallo stream è un motivo per non fare le live ieri. Esatto. Ma ieri non siamo andati live. No. No, no. L'altro ieri, quando cazzo era? L'altro ieri, domenica. C'erano un po' di... cioè, che erano 5 persone. Sì, ma poi, raga, cioè... sì, però nel senso erano i nostri, capito? Non erano gente nuova perché erano tutti impegnati a vedere le partite di calcio. A fare in questo momento, Princess Peach ha 29 spettatori, di cui la metà non sono Princess Peach. Nessuno, come sempre. Mi può interessare. Esatto. No, se vi può piacere, ragazzi, ci guardiamo una partita di calcio di quella roba lì che tanto si può quando streamare volete. Così tanto, okay, mi sa che c'è un'altra partita. Io non sono minimamente interessata. Non fa niente, la guardi anche tu, neanche a noi interessa. Mi annoia. Fa niente. Ci sono gli europei, guardiamo le non si può streamare la partita di calcio vera e propria, però mi sa. No. Devi fare noi che facciamo che la reaction, noi noi lo guardiamo per cazzi nostri e reagiamo, dai. La gente ci guarda mentre reagiamo. Vabbè, se lo specchiamo e non so, mettiamo un filtrino brutto. Certo, se lo specchiamo non si capisce un cazzo. Male. Mettiamo un controller, ci mettiamo un controller in mano. Italia-Albania. Il pallone rotola, la palla rimbalza e tocca dei piedi, sono... Che poi il calcio è uno dei sport che fa più schifo, però devo dire che guardo solo l'Italia durante le europee e i mondiali, basta. Io manco quello ormai, l'ho fatto tipo nel 2008. Ma com'è così divertente? Quando cos'era? Quando abbiamo vinto gli europei 3 anni fa? Quanti cazzo di anni erano? Eravamo in 4, nessuno capiva un cazzo di calcio, stavo lì... È divertentissimo. Raga, questa la sapete. Sindrome del immunodeficienza acquisita. HIV? No. Acquisita? Inizia con la immunodeficienza acquisita. AIDS. Ah, giusto. Grazie. Io sono troppo piccolo per sapere queste cose. No, l'NBA non è così divertente. Non si rompono il meglio cazzo il rugby. Infatti. A me a scuola... Scusami, tu se dovresti avere età che ti romperebbero... i cosi contro l'AIDS e l'HIV. Mamma mia, sì! Mamma mia, settimanalmente penso che ce l'avevo. Io mi ricordo che alle scuole roba sessuale zero, ci hanno solamente rotto sempre in continuazione il cazzo sulle droghe. Basta. No, non è sull'AIDS. Basta. Neanche sulle malattie e cose. Uno dei più grandi, tre grandi fiumi siberiani. Finisce con ENA, mi manca la prima lettera. Ma perché adesso state facendo? Lasciamo Giorgia fare il cruciverba. Ciao Giorgia. Attrice di grido. Basta! Attrice di? Grido. Grido. Non inizia con la S e finisce con la R. Con che vuol dire attrice di grido? Che vuol dire? Tar. Ha molto senso. Ma che cosa? Perché state parlando in arabo? Che su me? Che hai detto? L'ho finito. Vai. Ah, Joe, se ne può fare uno in multiplayer? Tipo, aspetta, vediamo. No, ti prego, dai, fammi andare a letto. Sandokar. Oh, ma ci sono veramente, se vuoi, si chiama Crossword with Friend. Ma perché? Ti prego, dove? No, faffa, no, devo dire di no, sono una madre. Comunque c'è la borsa di Super Mario dietro a Giulia che mi sta fissando l'anima. Cioè, voglio dormire. No, adesso ti fai 42 crociverba. Vado del dottor andiamo a dormire. No. Sì, raga, sabato la guardiamo, vi prego. Possiamo streamare il dottor Wu. lo aspettiamo. Ma è Disney Plus, aspetta. Can you stream Disney? Io vorrei streamare qualche... C'è qualche film su YouTube? Qualcosa? Allora, se volete... come si chiama? Un film di Amazon? No, video, esatto. Perché comunque la gente deve avere il Prime. È mezz'ora, esatto. Che fa niente. Perché la gente, non ho capito?
Ah, perché se tu lo streami con Prime, la gente deve avere Amazon Prime. E qui sai quanta gente non ha Amazon Prime? Tipo io. Papà compreso. Papà. Ecco. Papà, quindi non si può fare. Però se troviamo un film che è caricato su YouTube, se non l'hanno tolto su YouTube, vuol dire che in teoria il copyright è caduto. Di film, qualcosa. Appunto, quindi possiamo dirci qualcosa e boh, così. Perché tutta la roba che sta su YouTube, tutta la roba che sta su YouTube si può streamare, tranne la roba Disney. Perché Disney puzza. Raga, c'è scritto che c'è un tool chiamato Tenami che permette ai Twitch user di streamare Netflix, Disney Plus ed HBO. Ah sì? C'è Tenami. Che cazzo è Tenami? Tenami. Che poi tempo fa c'era un tizio che stava streamando, non mi ricordo quale serie, tutta, ogni ora, c'era una certa di gente che la guardava. Ah, pure Ramma stava streamando. Che è, raga, sto coso? Niente. Ah, è tipo, ma mi sa che, ah, ok. Sostanzialmente tu ti iscrivi, però secondo me costa, però nel tuo abbonamento hai tipo la licenza di vedere tutto quello che vuoi. Ah, no. È come se tu noleggiassi i film prima di guardarli. Ah. E quindi di conseguenza puoi streamarli. Non so, dobbiamo studiarcela un po' sta roba, però veramente vorrei fare un qualcosa di diverso un po', specialmente che adesso che sono gratis, bisogna vedere, perché secondo me alcune cose sono gratis, altre no. Se abbiamo l'abbonamento Netflix, sempre secondo me sono gratis. Un po' di attività a caso. Dopo... Ah sì, no raga, basta che è l'abbonamento alla roba, perché sostanzialmente tutti vedono la live normale, però se hai l'estensione accedi al video. Capito? Aspettate, vi mando un video riassuntivo. No, ti prego, no. Fammi andare a casa. No. No, voglio andare a casa. Voglio andare a casa. Voglio andare a casa. Sembra che Giorgio sta su una sdraio quasi. Che poi c'è una roba dietro che ti fa tipo sedile, capito? Sì, è bellissimo. Ma c'è un culo. Dei panni della bambina. C'è un culo. Sì, è un culo. Ah, è letteralmente un culo di un coso, di un... Bene. Mi fa piacere questa cosa, ecco, adesso ti sta per mangiare. Aiuto. Però ecco, sì, voglio fare una roba del genere durante quest'estate. Fine giugno. Ragazzi, assurdo, hanno annunciato Nuova Scena 2 su Netflix. Ma rompe le palle da morire, fa schifo, mai visto e come rappano? Hanno annunciato Nuova Scena. Anche gli stessi tre giudici, che bello. È una roba dove vanno in giro per l'Italia a cercare rapper nuovi, ma fanno tutti schifo da morire. Sì, perché sono rapper che non si crede nessuno. E poi tre quarti sono napoletani. Ah, ma quella di Netflix, sì, l'abbiamo vista io e Nicola. Tre la quarti sono napoletani. Quelli di Roma fanno proprio schifo da morire. Tutti, ma no, regala, bravissimo. Bravissimo. Ma che cosa bravissimo? Ma ce l'avete le orecchie? L'addizione è pessima. I testi uno schifo. Sono rapper. Ma è appunto perché sei un rapper. Dovresti avere un'addizione perfetta per dire una roba, insomma, con un minimo di senso. Sono d'accordo. Cioè, ma no, ma sono rapper. Perché deve avere senso così. Ma... Sesso e samba, sesso e samba. Quelli che non hanno senso non mettono la trap, una cosa del genere. Sì, però sei un rapper. La trap. Raga, purtroppo c'è il problema che ad oggi rap e trap sono stra mischiati. Cioè, la gente non capisce più la differenza. Mm-hmm. Il rap aveva un senso, la trap no. Esatto. Quello dico, quello hanno senso. Io non è cattiveria, più rimango oggi, più non posso rimanere giovedì. Dai, vai Gio, vai, ciao. Ah, così voi continuate, io me ne vado. Sì, okay. Ha rotto. Sì, perché volevo finire questa roba. Aspetta, che si è rotto tutto. Che roba. Oh, di Nuova Scena. Via, così, come i streamer veri. Vabbè, buonanotte. Buonanotte. Ciao. Ma non funziona, si è rotta la chat. Oddio, Sara. Si è rotta la chat. Oddio, Sara. Sì, adesso, prima di streamer padre, facciamo qualche meno. Che cosa prima di? Io sto facendo altri menu. Adesso facciamo il menu. Oppure possiamo fare qualche ricordo. Se ci mettiamo adesso mezz'oretta. I ricordi? Che cazzo? Sì, lascia sta Sara. Se l'ho dimenticato di tutto. Ma perché? Non lo so. Mi è venuta questa idea malsana di far definire il gioco. Ah. Al 99% in questo momento. Sei cosciente che non finirò mai il gioco, vero? Ma sì, che lo finisce. Ho comprato due libri.
No, non lo finirà mai. Cioè, per finirlo, non lo finirò mai perché mai. Il tempo che lo finisco arriva un aggiornamento. Ah, e ti mettono vabbè. I nuovi menu. Ma prima nuovi o poi ricordi. Si stancheranno prima o poi. Dici che a un certo punto io butto su quello. Ma sì, io perché tanto arriveranno a un punto dove non vende più un cazzo Disney Dreamlight Valley e non gli conviene più. E quindi si concentrano su altri progetti. Come coso Disney Speedstorm, no? Andava tanto, mo è mezzo morto. E infatti gli aggiornamenti sono molti meno. Il fatto è che sono passate letteralmente 2 settimane. Però sì, sicuramente sì, un po'. Tanto quanti anni sono che c'è Disney Dreamlight Valley? Adesso so tipo 2 anni. Quanti è? Quattro anni. Sembra una vita. Saranno massimo 2 mesi. È troppo tempo. Come 2 mesi? Oh, no, mia. 2 annetti mi sa. Sto vedendo, aspetta. Aspetta, dovrei avere. Cioè, quanto può durare? Non è un League of Legends che dici dura 20 anni, no? 20 anni, no, no, massimo, allora, massimo. Quando è uscito? Secondo me a Natale esce l'ultimo aggiornamento. Ma sì, dai, si rompono i cazzi. Ah, gli americani stanno impazzendo. Vabbè, ma le vendite come sono? Cioè, per quante persone hanno comprato l'espansione? Poi devono pensare agli aggiornamenti gratis e quelli per chi è che paga. Io ho comprato solo quello. Cioè, io dico perché. Allora, è uscito, stava uscendo, sta per uscire, dammi la data. 6 settembre 2022. C'è. Il 6 settembre esce... 2022. Ah no, ok, è uscito. Sì, vedi un po'. Ho giocato a LOL, sì, più volte, e ogni volta mi fa schifo dopo poco, e quindi lo tolgo. Ma LOL, quello su Prime Video? Ma LOL... Come ti ha fatto venire in mente questa cosa? E poi io nessuno ne parla più di LOL, quello di Prime Video, poveri. Perché c'era un LOL di Prime Video? LOL! LOL! No, dico, quello su Prime Video! Non è di Netflix, scusa. Ah no, è Prime, no, scusatemi. Giulia la droga. Infatti lo craccano tutti. Samba, samba. Il Heroes of the Storm non è quello che c'ha quella specie di Nautilus. È quello della Blizzard brutto, quello è sempre tipo una specie di LOL, ma no, assolutamente no. Se non mi piace già LOL, che è l'originale, figuriamoci questo. Cioè, no, saranno gli interessi, ormai accettate la realtà. No, anche Dota no, per carità, no. Per gli isometrici brutti o comunque la roba così tanto scioposa, forse Giorgia un pochino di più, lei giocava tanto a, come si chiamava? Ion. Sì. Io mi rompo il cazzo dopo poco. Vabbè, Black Ops Zombie è tipo l'ABC, dai. Però è al primo Black Ops. Le mappe vabbè, belle. Giù, se non vuoi giocare, mi sa che vi saluto anch'io. No, adesso tanto chiudiamo. Chiudiamo. Andiamo perché siamo scesi, siamo a 6. Meno che non torniamo a 8. Se torniamo a 8, continua 10 minuti. Allora, aspettate che vado un attimo a bere. Voglio morire. Voglio morire. Tutti gli easter egg, no. La maggior parte, qualcuno, poi dipende da quale mappa. C'era tipo quella mappa col tizio che ti inseguiva, quella tutta glaciale, fighissima. C'era tutte le mappe particolari. Quella dentro il teatro, non mi ricordo già più niente, mi ricordo solo Nicolai non muore mai. Mamma mia, quanti anni passati lì. E poi c'è Giulia che gioca di Disney Dreamlight Valley per 300 ore. Però sto spingendo a comprarlo. Così, le scelte sbagliate, capito? Tu stai rovinando un ragazzo per questo. Questa birra sta di piscio. Che poi l'avevo abbandonato per 2-3 mesi, ma mi è ritornata Perché c'è Oswald, è caruccio Oswald. Buonasera. Shebangs, sempre alla fine lei, signore. Sempre alla fine. Però dai, adesso sto giocando a Princess Peach, devo ancora portare il gioco del gattino, che non l'ho ancora portato, l'ho comprato ma non l'ho portato. Ah, l'hai preso? Ah, è vero, l'avevi detto che l'avevi preso. È vero, c'è tanta roba da portare. Stai portando il gattino. Tanta roba. Stai portando il gattino che è fondamentale, il gattino. Sono un uomo impegnato. Io respiro per vedere Oswald. La prossima volta prendiamo un appuntamento. Io respiro. Allora, poi dovrei portare, Sara, io ho un botto di roba che dovrei portare, cioè se fosse per il mio programma dovrei portare la live
anni, perché devo portare anche Epic Mickey. È vero, perché che a luglio ricordate esce, che sì, dovevo portare a luglio. Mm-hmm. Quando? A quando? Luglio. Ma quindi lo compri, lo prendi? Non lo so, io porto quello della Wii. Hellblade io l'ho provato, ma non mi piace. Cioè, nel senso, boh, io porterei quello della Wii. Non lo so. Sì, giriamo, si perché compra comunque. Devi comprarlo comunque, quello nuovo, come quello della Wii. Ce l'ho, dico, in generale. Ah, ok. No, ce l'ho, però dico, volevo portare quello della Wii. No, quello della Nintendo sì, cioè, boh, no, non lo so. Cioè, cambieranno qualcosa secondo voi? Ma certo, quando rifanno i giochi qualcosina la cambiano. Dite. Non puoi dire che è la stessa cosa, è come, scusami, ma stai parlando di Nintendo. No, ho una domanda, sto parlando della Nintendo, infatti, per quello. Va bene, però dai, non penso tutto lascino tutto essere uguale, pure che ne so, Kingdom Hearts, allora, quando l'hanno rifatto, so qualcosina Super... hanno cambiato comunque. Super Mario Galaxy era rimasto uguale da quanto ho saputo. Perché fanno schifo. È la stessa casa. Che palle, niente, stessa roba. Quindi, aspetta, adesso vedo chi lo sta facendo, Disney Epic Mickey. Un cazzo, nessuno. Nessuno. Forse non lo devo portare a luglio, lo dovrei portare a settembre. Dovresti portarlo appena esce, perché lì è il numero più alto. Ma posso portare quello della Wii comunque, tipo, sono poraccia, non posso permettermelo. Poi non vai nella categoria giusta, quindi... E non puoi neanche mettere la categoria sbagliata dicendo vabbè, ma è la stessa cosa, perché poi ti buttano giù la live dicendo che la categoria è sbagliata. Ma per me ci saranno allora quelli che palese la rifaranno alla Wii per dire no, era meglio sulla cosa del genere, sicuro. Ah, raga, allora, gli sviluppatori di questo Rebrushed hanno fatto il ported su Steam di Sea of Thieves. Ok. Vabbè, era per Xbox, non è che ci vuole tanto a fare il porting su PC. No. Vabbè, loro l'hanno fatto, nel dubbio. Ok. E poi hanno sviluppato proprio da zero i due giochi di SpongeBob, quindi Rehydrated e Cosmic Shake. Carini! E ricordo, Cosmic Shake è disponibile sul Plus questo mese. Mm-hmm, esatto, domani mi sa. No, e giovedì. Poi The Guild 3, che però non ho idea di cosa sia. Quindi, vabbè, è un RPG. Cioè, confidiamo in queste persone, perciò. Ehi, no, sono bravi, no, dai. No. Cioè, SpongeBob è stato rifatto veramente tanto, eh. Io ho giocato a Rehydrated, quello Battle for Bikini Bot, carino. Ok. E poi tanto da dire, perché insomma i giochi di SpongeBob solitamente fanno schifo. I giochi dei cartoni animati in generale di solito fanno schifo perché li fanno con il culo, però. Io vorrei che riportassero i giochi del computer della Disney. Ah, quelli vecchi. Oh. Ma oddio, tu adesso perché c'è un bel ricordo. Tu adesso perché c'è un bel... Ma se tu li rigiochi... Ma dai, io voglio sbroccare... No, se tu li rigiochi... Perché quando è stato, 2 mesi fa, ho visto un tizio che giocava a Tarzan. Sì, esatto, voglio portare Tarzan. Ma fa schifo, fa schifo. Aspetta, quale? L'action game stava a portare? Sì. Perché teoricamente nei giochi della Disney c'erano... Tipo quelli libro storia. Ma aspetta, aspetta. Tu l'hai preso Hercules su Steam? Sì. Ecco, l'hai giocato? Quello no, non riesco a giocarlo perché è impossibile. Ha dei comandi di merda. Cioè... quello sì, però l'Hercules che io avevo non aveva i comandi impossibili. No, allora, semplicemente che avevamo tanto tempo libero e stavamo lì le ore. Io vorrei portare Tarzan assolutamente, cioè voglio rivedere quell'uomo squadrato con quella grafica di me. Ma dai, Paperino, la Uccisione Papero, quello sarebbe carino da portare. Ma quello io non l'ho mai finito. Cioè, tu perché c'hai dei bei ricordi, perché se li rigiochi adesso ci scleri. Uccisione Papero non l'ho mai finito. Cioè, io non so, ma... Io lo odio, perché... Allora, quando ero quindi piccola, vuoi portarlo per vederlo di più, non ho capito questa cosa. Quando ero piccola, Bacco riusciva a fare il primo livello, non capivo dove dovevo cliccare. Mm-hmm. Poi finalmente un giorno, tipo qualche anno dopo, finalmente inizio il primo livello, perché ti giuro, mi si era buggato il gioco. Mm-hmm. Cambio il computer e finalmente incomincio sto cazzarolo di gioco. Inizio a giocarci bene, niente, sono arrivato al livello, non riuscivo più ad andare avanti, perché era difficilissimo, perché è uno stronzo.
Madonna. Poi che vabbè, poi c'era tipo Aladdin, La Bella e la Bestia, c'era un botto, c'erano anche Aladdin, tipo sì, non avevo la Bella quelli la Bestia, per fare no? i biglietti di auguri, le grafiche per i biglietti di auguri a tema. Madonna, perché? C'era di tutto, non lo so. Ma perché hai avuto questa voglia tu? Madonna, ma perché non vuoi, so, rigiocarli? Ma sia ancora... Ma tanto non li giocherò mai. E stiamo, cioè, capendo come si tortura. Stiamo capendo come si tortura Giulia, sì, con le cose. Tanto non li giocherò mai, perché abbiamo talmente tanti giochi che dobbiamo giocare nuovi. Che figuriamoci se ci rimettiamo a giocare i vecchi. Quindi non vi preoccupate. Io dico, ma tanto finché non mettono qua davanti il gioco, proprio il fatto. È più che altro. Perché... Vada, vada! Via, veloce! Via, veloce! Più che altro pure perché con un giorno a settimana che quante roba vuoi portare, scusami, no. Perdonami, no. Nel senso... vorrei avere una vita, sai. Ma io di Detroit avevo visto un metodo, solo che dobbiamo stare un attimo lì un'oretta, so, tutte, Sara, insieme. L'hai già detta questa cosa, che, non ci dobbiamo... Cos'è che come hai dovremmo visto, stare dietro a fare GTA 5, come dovremmo stare dietro a fare tante cose. Ci serve un'ora, dobbiamo ritagliarci un'ora. A che cosa dovevate giocare, raga? Dovevamo giocare di Detroit tutti insieme, però in modo un po' più interessante, nel senso... Ognuna di noi fa un personaggio, oppure... sai che è carino pure ognuna di noi fa un personaggio, oppure una di noi fa un capitolo per uno. Tu dici perché è tanto impossibile riuscire a riunirci a casa di Giorgio e fare la live tutte e tre insieme. Perché il fatto è che sono 8 ore di gioco. Cioè, un conto ci riuniamo una volta, un conto sono 2 volte, un conto sono 4 volte. Buonanotte, Gio. Buonanotte. Buonanotte. No, secondo me era un buonanotte. Beh, dai, 4 volte ci potremmo... magari buonanotte. Pure 3 se facciamo 3 ore di live, insomma. E non ci si bugga niente, riusciamo a partire subito. Perché sicuramente... Raga, voi se volete fare le cose vere, dovete... Gli spettatori veri, dovete portare Minecraft. Solo quel gioco porta spettatori su Twitch. Madonna, perché... Oggi Nicola mi diceva che c'è un nuovo aggiornamento, ci sono nuovi aggiornamenti e lui è super felice. Io ho fatto come c'è un nuovo aggiornamento. Io sì, penso che... ancora. Sì, lo so che lo giorno... Sapete cosa? Se riuscissimo a fare, che ne so, qualche custom map, ma tipo la Skyblock, so cose così. Sara vuole fare... Allora, io sono dell'idea che dovremmo andare 3 survival, tipo nel nulla cosmico. No, non mi piace. E cercare di capire cosa fare. No, perché devi studiare allora per fare quella roba. Studiare, ma sì, dai. Perché devi impararti tutti i materiali, abbiamo tutte le cose. Viene la... Faffa e ci dice, fai questo. Io ho letteralmente i libri a casa. Non vedi? Cioè, invece sai che c'è una skyblock, un qualcosa che è definito, sì, che puoi fare solo quelle io cose. Io dispongo una mappa di quelle tipo novinelli, enigmi, puzzle, parkour. È pure una roba così carina. Sì. Oddio, parkour no, parkour no. Che, un minuto prima sono uscita da Minecraft, un minuto dopo sono entrata e hai fatto un tempio giapponese là. Cioè, che come cazzo hai fatto? Cioè, come? Raga, vi giuro. Un minuto prima era Landa desolata, erano Nicola e un altro nostro amico, mm-hmm. Cioè io veramente mezz'ora, io sono uscita, sono rientrata, c'era già una città. Ma a me il costruire è quello che piace di meno, mi piace organizzare, è diverso. Anche a me, grazie, Sara, per quello che mi piace esplorare, io sono più per esplorare, perché sennò mi annoio. Ma ti rompi le palle sotto le miniere, 2 ore a minare. No, esplorare in generale e trovare, prima di tutto un posto bellissimo che vorrei trovare, non sono mai riuscita a trovare, un posto dove fare la casa, ma tanto non l'ho mai fatto. No, non è vero, l'ho fatta io il mio periodo da costruzione compulsiva con tutto, poi mi sono rotta le scatole. E poi infatti adesso è tutto completamente un altro gioco rispetto a, cioè l'ultima volta che l'ho giocato era tipo 7 anni fa, penso, 8 anni fa. Non potevi neanche nuotare 7 anni fa, non potevi nuotare veloce 7 anni fa. Sì, il problema era che appena arrivata la roba della fame. Sì, ma a me piace costruire quando ho tutti i materiali, non che devo stare lì a cercare il materiale, a mettere il materiale lì, a fare il materiale là, a costruirlo, a farlo. No, a me piace invece avere tanti materiali e organizzarmi, di farmi le casse, le guarda, cose. Guarda, saresti felicissimo di vedere tutto il marchingegno che hanno fatto quei due lì in quella città, tutta la roba per creare i materiali automaticamente, cioè se sono proprio ingegnati, cioè... Ecco, poi le farm che tipo tiri la leva con la redstone e poi praticamente ti leva, ti, non lo so, ti magazzina da sola le cose. Cioè la gente si faccia tutto il percorso con i rail. La gente che fa la magia, la redstone è una delle cose più facili del mondo, è letteralmente un impulso. Vieni qua. Insomma, farti i percorsi di redstone non è che sia al massimo, è far funzionare le cose specialmente. Ciao amore. Missatore automatico.
No, cioè devi proprio studiare per giocare a Minecraft. Ragazzi, per carità, magari. Devo salutare invece. Mm-hmm. No, buona, adesso però. sei. Andiamo. Guarda, sei Giuseno. Buonanotte a tutti, tranne. Buonanotte. Io lo guarderei un buonanotte a tutti per vedere se siamo stati buonanottati così a cazzo. Sì, dai, adesso lo si fa capito via. Devo aprire un video, qualcosa, devo leggerlo. Mandaci le domande o qualcosa, sì, le domande, i step, le cose. Buonanotte a tutti, tranne. Bimbo, io ho un bimbo. Dai, uno veloce nei short. Dai, muoviti. Mi sento troppo vecchio per giocare. Mai troppo vecchi per giocare a Minecraft, a quanto pare. Siete pronti? Siete pronti? Vai. Mm-hmm. Allora, buonanotte a tutti, tranne. Mm. Chi guarda questo video mentre cena? No. Stiamo cenando, perfetto, salvi. Chi oggi ha saltato scuola-lavoro? No. No. Questa è lunga. Chi indossa una collana? Ah, io oggi sono senza. No, senza, dai. Sì. Ok. Che culo. Chi non usa né il fradito ma le ciabatte? Merda. Io adesso sono senza ciabatte, vale, o in generale. Vabbè, io pure ho i piedi all'aria al momento, però. Dico in generale o chi c'è in questo momento? Chi ha bevuto più di 4 caffè? No. No. Mi sa che però io sono ferma con le ciabatte. Chi oggi è ammalato? No. No. Chi si chiama Giulia? Ma che dici? Ma che sei serio? Chi di famiglia ne ieri è andato allo stadio? Sì, siamo nel super specifico. Ma che cazzo? Ti chiami Giulia, sei andato allo stadio a tifare? Ah, mi chiamo e Giulia. Ah, okay, No. E chi si chiama Giulia e poi chi di famiglia ne ieri è andato allo stadio? Ah, seriamente? Ah, niente, quindi proprio... Poi, chi in gruppo è quello che va via sempre prima, quindi Giorgio vaffanculo. Poi, super specifico, chi si chiama Giovanni, ha una fidanzata in Erasmus in Spagna, a maggio andrà a trovare. Ah! Ma poi Giovanni! Ma di tutti i nomi! Giovanni! Ormai Giovanni hanno 83 anni, Giovanni! Oddio! Fai quello di potre volte. Va bene. Ok, ragazzi, è ora. Io invece, io... Che cosa? Io buonanotte e vado via. Ok, non è vero. Ah sì, tu sei stato buonanottato. È Giulia che è passata buonanotte. No. Giulia no. In teoria anche io per le ciabatte, però vabbè. Eh sì, infatti, Sara. Però vabbè. Buonanotte. Buonanotte a tutti. A domani. Ciao. Ciao.